Allora, Tom Di Matter mi inquadrate allora la posizione processuale e il testimone di giustizia è stato, sia poi, ha reso dichiarazioni su temi riguardanti questa, con tutti gli avvisi di rito, ha accettato di rispondere, gli è stato detto che sarebbe diventato testimone, accettando di rispondere, va bene? Sì. Va bene. Allora, Buongiorno. lei si chiama? Walter Sotti, a Nato? Roma, Giorno? 23 23 settembre 71. Senta, come abbiamo chiarito con le parti, in questo settembre 71. Sì. momento lei è il testimone assistito perché appunto ha accettato di rispondere, pur Certo. essendo nei suoi confronti pendenti dei procedimenti penali che comunque collegati ai fatti per cui stiamo procedendo. Quindi lei ha obbligo di rispondere, quindi la invito a leggere la formula del testimone, lì quelle parole che sono lì, lei lega, vedete. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che mi assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Questo obbligo vale con il limite dei fatti che riguardano sue penali responsabilità. Sì. Sì, l'ultima cosa che devo chiedere è se autorizza le riprese No. video. Non autorizza, quindi il Grazie. teste nega consenso alle riprese, quindi non deve essere ripreso, per chi sta facendo le riprese è un vincolo imperativo. Grazie. Prego. Bene, Sordi, buongiorno. Pronto per la registrazione? Ecco, in via assolutamente generale, se vuole riferire alla Corte, diciamo, la sua esperienza nella destra eversiva romana a fine anni 70, come comincia, a quali formazioni aderisce? Brevemente perché sono tutte le sentenze passate in giudicato, ma è giusto per inquadrare il Sì, beh, io ho testimone. iniziato proprio giovanissimo, ho fatto proprio un brevissimo tratto di militanza con il movimento sociale dell'epoca, dopodiché sono transitato in terza posizione. In terza posizione sono stato, beh, insomma, un paio d'anni abbondanti e poi c'è stata la strage di Bologna che ha dato come dire, un cambiamento epocale rispetto a tutto il nostro ambiente, per cui io sono diventato latitante, e sono andato un anno in Libano e praticamente sono entrato nei NAR, diciamo, ero già nei NAR, stavo per entrare nei NAR, quella è stata Il la momento spinta finale che mi ha la portato. strage di Bologna. Ecco, Sì. senta, intanto collochiamo nel tempo il suo ingresso, la sua adesione a terza posizione. Se lo ricorda, grosso Ma modo, guardi, l'anno. 78-79 più o meno. Sì. Chi ha conosciuto di terza posizione? Dei vertici di terza posizione, chi erano? E lei li ha conosciuti, Beh, i vertici, immagino. sì, li ho conosciuti tutti. I vertici erano Adinolfi, Fiore, Dimitri. Dimitri probabilmente era, no, senza probabilmente, era anche di avanguardia nazionale. Ed era quello che si occupava un po' più dell'ambito militare. Poi, ecco, l'ambito militare era gestito da Roberto Nistri. Ecco, per ambito militare cosa intende, cosa l'operativo? Sì, quell'operativo per le rapine di autofinanziamento, armi. Ecco, brevemente in quegli anni, diciamo prima della strage del 2 agosto, insieme a lei in terza posizione c'erano altri soggetti che poi sono transitati anche loro nei NAR. Sì, molti. Se vuole riferire chi Molti, allora sono. c'era Ministri, appunto, poi Belsito, Ciarapini, Vale, generale. Vale, Giorgio Vale. Soderini. Beh, Soderini più che altro, sì, però lui era in terza posizione, però era anche molto legato, diciamo, al gruppo di Signorelli, Costruiamo l'Azione. Comunque sì, anche Soderini era in terza posizione. Diciamo che c'erano alcuni che erano un po' ai limiti, appunto Dimitri per esempio era di avanguardia nazionale, ma era uno dei vertici di terza posizione. Soderini in Costruiamo l'Azione non aveva un ruolo dirigenziale, però comunque conosceva molta di quella gente, veniva dall'ambito di Vigna Clara.
però se vuole riferire alla corte, che cos'è l'ambito di Vigna Clara? E beh, allora Vigna Clara era un po' una cosa, che così si può dire, in Italia, perché c'era il signorelli Paolo, che era il capo, che era uno molto più grande di noi, insomma. E c'era tutta una serie di persone, alcune delle quali io poi ho solo sentito nominare, non le ho conosciute di persona, e poi in realtà con INAR poco avevano a che fare, infatti appunto non a caso parecchi di loro non li ho conosciuti di persona, o se non proprio in maniera episodica. E Soderini, vabbè, anche proprio per una questione di quartiere, perché lui era di Vigna Clara, diciamo che si era approcciato agli ambienti dell'estrema destra attraverso Signorelli. Signorelli, Signorelli che siamo nel 78-79, ha detto, giusto? Sì, grosso modo, sì. Sicuramente prima dell'80. Tutto questo fermento qua, e tutta questa, come si può dire, quest'area composita dove la gente si incontrava, poi andava da una parte piuttosto che da un'altra, è stata tutta quanta fino al 2 agosto dell'80, perché poi appunto c'è stato chi è andato in carcere, chi è stato ricercato latitante, e quindi, come si può dire, la situazione si è focalizzata di più. Quindi sì, così ti può dire. Se ho capito bene, lei mi sta dicendo che fino al 2 agosto 80, pur essendoci delle diversità di sigle, diciamo, diversità di sigle, sì, in realtà c'era un humus abbastanza, sì, omogeneo, o mi sbaglio? Sì, allora, se torniamo un attimo indietro proprio nella genesi storica, numericamente a Roma i neofascisti erano in proporzione forse 1 a 10 rispetto all'estrema sinistra, quindi oggettivamente ci si conosceva tutti, perché eravamo divisi in quartieri, ma pochi per ogni quartiere, per cui ogni volta c'era, come dire, da difendere un quartiere, ci si trovava più o meno tutti quanti. Questo al di là dell'area di provenienza, ecco. Questo parlando proprio dell'estrema destra, c'era un certo snobismo nei confronti di quelli del movimento sociale, però in alcune circostanze anche con loro ci si ritrovava, ecco. E anche con l'ambiente del Fuan. Sì, anche con la gente del Fuan, certo, sì. Pedretti, Morsello, quella gente. Sì, ha detto Pedretti, Morsello, faccio il nome. Morsello, Pedretti, poi chi c'era? Beh, Pedretti era forse più influente. E adesso non è che me li ricordo proprio tutti. No, però ha diciamo, introdotto un tema importante, che è quello della, chiamiamola così, collaborazione, laddove è necessario, tra personaggi di matrice estremista di destra, al di là dell'appartenenza, sì, questa, sì, posizione, ma avanguardia, ordine nuovo, quello che so, quello ma che proprio è. Perché comunque era tutta gente che si conosceva da prima, però, se così posso dire, da prima di usare le pistole, o comunque da prima di usare le pistole per fare le rapine o contro lo Stato, magari le prime pistole sono state usate contro l'estrema sinistra, quindi tutta quest'area qua aveva come obiettivo unico quello di difendersi e offendere l'estrema sinistra, poi tutto quello, il resto poi verrà dopo. Bene, senta, nel 79 ci concentriamo un attimo su alcuni episodi che non sono di autofinanziamento, non sono rapine. Avvengono alcuni attentati, in particolare mi riferisco a quattro fatti che fecero scalpore, no? Che sono il Campidoglio, l'attentato al Campidoglio, al Consiglio Superiore della Magistratura, la Regina Celia e la Farnesina, che si concentrano tutti nella primavera del 79, sì, giusto? Sì. Rispetto a questi fatti, lei che cosa ha saputo e allora, da io, chi? Allora, tutte le cose che riguardano quel tipo di mondo lì, io le ho sapute da Cavallini. Sì. Sì, sicuramente tutte quante. E va detto che noi eravamo come estrazione, non mi viene un termine più adatto, comunque culturale, eravamo contro le stragi. Voi chi?
Cioè io tutti, terza posizione sicuramente sì, era contro le stragi, si può dire. E tutte le persone che più o meno frequentavo io, scoprirò dopo che alcuni di loro non erano così contro le stragi, ma io l'ho saputo dopo. E quindi questi quattro episodi qua, io ricordo particolarmente quello del CSM perché mi sembra che veramente si arrivò a un pelo dalla strage. Adesso comunque ho reso dichiarazioni anni fa. Sì, sì, adesso l'aiutiamo noi con i verbali. Sicuramente molto più circostanziato. Allora, però, prima che lei vada avanti ed entri su quello che le è stato riferito, lei ha detto poc'anzi che queste informazioni lei le ha prese da Gilberto Cavallini. Sì, lo faccio. Benissimo. Allora, lei fino adesso questo nome non l'ha fatto, quindi la domanda è questa: quando è che lei conosce Gilberto Cavallini? Sì, infatti non l'ho fatto perché io Cavallini l'ho conosciuto al ritorno dal Libano. Da quindi lei va nel Libano quando? Io vado in Libano nell'80, nel settembre 80. Immediatamente dopo la strage di Bologna, in particolare gli ordini di cattura. Sì, sì, io direi proprio i primi di settembre, comunque l'avevo dichiarato, comunque secondo me i primi di settembre. Sì. E torno un anno esatto dopo, quindi io questo lo dico perché faccio gli anni 20 del settembre e sono partito prima del mio compleanno e sono tornato prima del mio compleanno, sono stato un anno comunque. Nel frattempo in Libano era venuto Belsito che era rimasto in Italia, quindi lui aveva già conosciuto questo Cavallini e quindi me ne aveva parlato in sostanza. Però diciamo fisicamente io conosco Cavallini quando torno dal Libano, quindi nel settembre, ottobre 81. Benissimo, senta, giusto per fare un flash in Libano, lei si reca in Libano insieme a chi? Va da solo o con qualcuno? No, io allora sono andato io, Alessandro Aliprandi, mi sembra che eravamo in quattro, allora io e Alessandro Aliprandi sono sicuro, Fabrizio Di Iorio e Stefano Procopio, che noi siamo andati lì perché c'era un triestino che si chiamava Livio Lai, che c'era stato l'anno prima. Allora, quando c'era stata la strage, immediatamente dopo la strage di Bologna, chiaramente nessuno di noi ha fatto ritorno nella propria abitazione, a parte che più o meno già alcuni erano già fuori casa. E nessuno ha fatto ritorno nella propria abitazione e quindi poi ci venne paventata questa ipotesi di andare in Libano sulla scorta delle conoscenze avute da Livio Lai che c'era andato l'anno prima. Bene, scusi, ho usato un termine, ci venne paventata da chi? Cioè, come mai la destinazione fu proprio in Libano? No, allora, perché... glielo chiedo perché sì, ci venne paventata, vuol dire che qualcuno vi ha consigliato andate lì perché lì c'è un posto... Adesso io non ricordo chi conosceva Livio Lai di noi, perché io l'ho conosciuto dopo, diciamo, sì. Quindi non mi ricordo chi lo conosceva. Non me lo ricordo proprio, sicuramente l'ho dichiarato. Comunque, Livio Lai, noi andammo in Libano attraverso Livio Lai, lì trovammo un che Livio Lai non venne con noi secondo me, però lì trovammo un altro triestino, del quale ho fatto il nome, mi sembra Cettin, qualcosa del genere, che fu quello, tra virgolette, che ci accolse, insomma. Era il nostro riferimento. Ho capito. In loco. Siete stati ospiti in qualche campo particolare in Libano? Fisicamente, chi è che vi ha ospitati a parte... Allora, all'epoca la falange libanese era divisa in due tronconi, diciamo. Uno che era proprio come se fosse un servizio militare effettivo e l'altro era come se fosse dei riservisti, in sostanza. Allora, noi all'inizio siamo andati con i riservisti in un appartamento normale, praticamente. Dopo qualche tempo... siamo entrati proprio in una caserma proprio della falange. Erano i maroniti, cristiani maroniti. I cristiani maroniti che diciamo hanno messo a disposizione questa caserma dove sì, stava. Sì, sì. Okay. Cioè, noi siamo proprio entrati a far parte del Qataib, sarebbe la falange che nulla ha a che vedere con la falange armata, insomma, che aveva dislocate in numerose caserme sul territorio, insomma. Va bene. Lei sta un anno e torna e conosce Gilberto Cavallini. Sì. Ecco, tramite chi lo conosce? Chi è che glielo presenta, se lo ricordo? No, sinceramente direi una bugia. Chiunque può essere stato Stefano Bracci. Io torno e prendo contatti con Stefano Bracci. E attraverso lui ritrovo tutti gli altri che conoscevo. Eccezione fatta per Cavallini. Mentre per esempio mi ricordo distintamente che Zani,
Perché dico Zani? Perché erano due milanesi generazionalmente diversi da noi, perché avevano 10 anni più di noi. Zani e Cavallini, dice, sì, e all'epoca tra 20 e 30 anni c'era una grande, cioè, insomma, una differenza importante, ecco. E chi mi ha presentato proprio fisicamente Cavallini in questo momento non me lo ricordo, sicuramente l'ho dichiarato e lo confermo, non me lo ricordo. Va bene. No, non, è un particolare che non ha, diciamo, rilievo. Ecco, a me interessa sapere, lei entra in un rapporto stretto con Gilberto Cavallini? Sì, sì, sì. E lei fu poi arrestato un anno dopo, nell'80. In questo anno che va da settembre 81 a settembre 82, epoca del suo arresto, lei lo frequenta assiduamente. Abbiamo trascorso una buona parte insieme, sì, sì. E ha modo di apprendere da lui alcune circostanze che adesso le chiedo. Sì. Le prime sono proprio quelle relative all'attentato al CSM. Sì. Che cosa le disse Cavallini di questo attentato? No, sinceramente non me lo ricordo, cioè confermo qualsiasi cosa ho detto, in questo momento non me lo ricordo. Sicuramente aveva fatto riferimento a quell'area lì, quindi costruiamo l'azione, eccetera. Va detta una cosa che, come va detto... bene, allora aspetti, ti aiuto la memoria, certo, e certo, cominciamo con un po' di letture. Certo. Siamo al verbale del 7 maggio 1983 davanti al dottor Castaldo e Zincani, giudice istruttore di Bologna. Allora, quando si verificò il fallito attentato al CSM, il nostro gruppo rimase colpito dalle dimensioni che in caso di riuscita l'attentato stesso avrebbe potuto avere. Girava genericamente la voce che dietro questi attentati vi fosse Signorelli, e quindi si poteva pensare che fosse insieme a lui coinvolto il gruppo delle persone che a lui facevano capo, praticamente quelli della comunità organiche di popolo, sì, che era una sigla anche questa, sì, sì, ma costruiamo l'azione. Era costruiamo l'azione. Ecco, questa è una prima dichiarazione che lei fa. Poi dice, soltanto nel dicembre 81, gennaio 82, quando Cavallini mi rivelò che egli stesso era in contatto col gruppo Signorelli, Calore e tutti gli altri che agivano con la sigla MRP, dopo l'attentato al Consiglio Superiore della Magistratura, attentato che si era rivelato un tentativo di strage, Cavallini mi disse che poteva accettare che si facessero attentati dimostrativi contro le cose ma non contro, certo, le persone. Quindi, sì, racconta questo fatto, Cavallini le dice questo e indica anche la provenienza della, degli attenti, della, l'humus in cui è nato l'attentato. Allora, signore, mi scusi, c'è opposizione, non deve leggere il verbale, deve fare le domande. No, ho fatto una contestazione. Stessa ha appena detto che non si ricorda niente, ma che conferma tutto. Allora, noi vorremmo sapere cosa conferma. Ho capito, gli fa la domanda, il test non ricorda e gli contesta quello che ha detto, ma non può leggere il verbale. Scusa. Ma se il test non ricorda niente, ha appena detto che non ricorda nulla. No, io lo scuso. Io non ho detto niente. Prego, dica. Mi permetta una precisazione che ci tengo. Io non ho detto che non ricordo. No, 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 certo, rispetto a quella domanda. Naturalmente, essendo passati decine di anni, ho ricordi sommati. Ma ho anche detto, come sempre, che io confermo tutte le dichiarazioni che ho preso. Non si preoccupi, perché da che mondo. No, ma voglio dire, non faccia. Da che mondo è mondo? Da quando è nato il codice le contestazioni si fanno leggendo il verbale. La domanda e la domanda era già stata fatta, no, si vede, no, che non era attento. Dai, andiamo avanti perché c'è questo spezzare la continuità. Quindi riprendo la contestazione. Nel dicembre 81 Cavallini mi rivelò che egli stesso era stato in contatto con il gruppo di Signorelli e che da quella matrice era partita. Sì. Sì, confermo. Conferma. Lei il nome di Signorelli lo ha già sentito o lo sente per la prima volta, no, da Cavallini? No, no, il nome di Signorelli io l'avevo già sentito da, stavo per dire da giovane, da ragazzino, cioè prima di partire per la latitanza, eccetera, eccetera, perché comunque anch'io avevo modo di frequentare Vigna Clara proprio per il motivo che ho detto prima, cioè i neofascisti a Roma non erano tantissimi,
cioè erano tanti, poi alla fine dei conti eravamo troppi, però erano tanti, e quindi ci si conosceva più o meno tutti. Il figlio di Signorelli, Luca, io l'ho conosciuto personalmente, non era, non rientrava nella cerchia ristretta delle mie amicizie, però se, c'erano 5-6 bar nei quali andavi a Roma per trovare la gente, e se andavo al bar a Piazza Jacini probabilmente lo trovavo, quindi ciao ci si salutava, però non, Signorelli non era una persona che io, cioè come dire, che mi è capitato di conoscere, di sentirne parlare al ritorno della latitanza, sapevo già che c'era un Signorelli. Benissimo. Quindi quando Cavallini le dà queste notizie, cioè che l'attentato a CSM proviene dal gruppo capeggiato da Signorelli, diciamo così, lei diciamo apprende una cosa nuova oppure... No, allora... Io vado, veramente vado, faccio fatica, però comunque anche per deduzione noi non eravamo stati, cioè noi, io per noi intendo tutta l'area di persone che frequentavo io, che poi si ritroveranno la maggior parte nei NAR, noi non eravamo stati. Più o meno nell'ambiente si sa chi fa operazioni militari e chi predica soltanto, era molto probabile che potessero essere stati loro. In questo, anche questo loro era generico naturalmente, perché soprattutto in quel mondo lì noi venivamo dal retaggio dell'Italia, questa la strage di Brescia, quindi lo spontaneismo contro lo stragismo. In quel mondo lì dire ho messo una bomba e potevano saltare in aria e uccidere delle persone che passavano lì per caso non era consigliato, diciamo. Benissimo, però fatto sta che Cavallini le fa questa dichiarazione. Sì, va bene. Ecco, senta, il movimento di Signorelli, che viene definito da lei MRP, cioè Movimento Rivoluzionario Popolare, penso, sì. Era diciamo l'espressione di Costruiamo l'Azione, il movimento così si chiamava. Secondo me sì. Si radunava intorno a quella alla rivista di Costruiamo l'Azione. Esatto. Le ricorda qualcun altro al vertice di questa? No, allora io so, dopo vengo a sapere, quindi però in quale fase? Sempre sul racconto di Cavallini. Ah sì, beh, Fagnini in Veneto, naturalmente. Poi? E dopo beh, c'era tipo Calore se ne ricorda qualcun altro? No, allora le faccio io un nome, poi parleremo anche di Facchini e di Calore che lei ha appena nominato. De Felice Fabio, Fabio De Felice, le dice qualcosa questo nome? L'ho sentito, ma non era, no, quello era Semerari. Di De Felice l'ho sentito, non me lo ricordo. Non si ricorda. Allora, in questo verbale, sempre del 7 maggio del 1983, lei così dice, siamo a foglio 3, alla mia domanda a Cavallini di ulteriori spiegazioni, mi disse Cavallini che l'ordine di fare una strage poteva provenire solo da Fabio De Felice, infatti egli era il vertice del Movimento Rivoluzionario Popolare da cui prendevano ordini Calore, Signorelli e tutti gli altri, tra cui anche un ruolo importante lo aveva Paolo Aleandri. Quindi lei colloca De Felice ai vertici di Costruiamo l'Azione MRP. Conferma queste dichiarazioni? Sì, sì. Ecco, si ricorda se De Felice aveva dei particolari legami con strutture diverse da Costruiamo l'Azione? In questo momento no. Non se lo ricorda. Allora, le spiego sempre questo verbale, 7 maggio... 83 pagina 3 dice inoltre Cavallini mi disse che De Felice apparteneva alla P2, infatti proprio Aleandri teneva i contatti tra De Felice e Gelli. Ricorda qualcosa in poi più ha detto Gelli, sì. Che le leggo questi passi? Secondo me poi Aleandri ebbe pure delle rogne, però venne sequestrato per una questione di armi. Sì, questo lo racconterà Aleandri quando viene. Adesso la domanda è precisa ed è secca, cioè se Cavallini le disse che De Felice apparteneva alla P2 e che i contratti tra De Felice e la P2 rappresentata da Gelli erano tenuti a Paolo Leandri. Se l'ho dichiarato sicuramente sì. Sì, sì. Conferma questa dichiarazione. Benissimo. Ecco, ricorda come Cavallini spiegava questa appartenenza di
deferisce alla P2? No. Non se lo ricorda di quello che dichiarò? A stretto giro dichiara: questa appartenenza alla P2 di De Felice veniva da Cavallini indicata come un elemento importante per spiegare come mai MRP avesse scelto una linea stragista. Conferma questa dichiarazione? Sì. Ecco, allora, ritornando al discorso che lei ha fatto prima, dice: noi Denar non avevamo una linea... Non di terza posizione. Sì, scusi, sì, terza posizione. Sì, si può concludere. Sì, sì. Cioè, sì, fino al 2 agosto lei è terza posizione. Sì. Dice, non c'era questa linea stragista. In realtà, diciamo, nell'ambito della destra eversiva, certo, sì, è lo stesso Cavallini che glielo dice. Sì, ma Cavallini me lo dice molto dopo. Molto dopo, un anno dopo. Sì, no? Erano anni intensi, mi passi... E nel momento, io me lo ricordo quando c'è stato il discorso lì del soprattutto quello che mi ricordo di più di tutti è il CSM, secondo me lo ricordo di più perché fu oggetto maggiormente di dibattito, perché fu quello che poteva essere più pericoloso per fare veramente una strage. Io non me lo ricordo il dettaglio, forse era una questione di detonatori, non lo so, esattamente non lo so, però fece più scalpore. Per esempio, io quello del Campidoglio non me lo ricordo, pur essendo io romano, proprio doc. Va bene, ce lo verrà a raccontare alle altre, tutto mi è sfuggito. Però quello che fu più oggetto di dibattito, proprio perché poteva essere foriero di una lunga catena di vittime, era quello del CSM. Allora, no, allora, perché noi dicemmo, beh, probabilmente sono stati quelli che costruivano l'azione, perché noi comunque eravamo nati come terza posizione, ci trasformeremo in NAR assolutamente contro qualsiasi forma di strage. Lo so che può sembrare un sofismo, perché comunque le facevamo, però era così. Quindi quello da, noi volevamo assolutamente distinguerci da chiunque usasse esplosivo. Faccio un esempio che può sembrare banale, ma non, dal mio punto di vista non lo è. Io in Libano ho fatto un corso di esplosivi, cioè li avrei saputi maneggiare. Io non ho mai toccato esplosivo nel corso proprio perché c'era una forma di rigetto, insomma, non era... Ma l'ha già detto, sì, chiaramente, però diciamo, poi i fatti adesso non sono ancora accertati in via definitiva, diciamo, danno una lettura diversa da quella che lei immaginava, sì, all'epoca, no? Assolutamente sì. Ecco. Senta, lei con Cavallini ebbe modo di parlare anche della strage di Bologna? Sì. Che cosa le disse Cavallini, non sulla strage di Bologna, sia sotto il profilo degli esecutori materiali, sia sotto il profilo del movente della strage? Gli esecutori materiali, io mi ricordo che lui mi disse che a lui gli avevano detto che erano in Puglia da Vale e, Vale e Lamambro, mi sembra, no, da Vale e non mi ricordo chi, e a Vale gli avevano detto che erano a Treviso da Cavallini o a Padova da Cavallini, quello me lo ricordo. Quindi sottintese abbastanza chiaramente che non ero né da una parte né dall'altra. Per quanto attiene i moventi, in questo momento non me lo ricordo, però qualsiasi cosa ho detto... Vogliamo leggere... Sì, certo. Allora, il verbale, parto dal movente, perché poi sulle frasi riferite ci arrivo dopo. Sempre verbale del 7 maggio, a pagina 4, lei dice: posso tuttavia riferire che tra me e Cavallini, analizzando tale fatto, tra parentesi la strage di Bologna, fu detto che il movente non poteva essere individuato in nient'altro che un potere occulto. Ricordo che si parlò esplicitamente della P2, ipotizzando che tale organizzazione massonica avesse cercato di destabilizzare in qualche modo il paese nel momento in cui si rendeva conto che stava perdendo il proprio potere. Che poi è un po' il filologico di tutto lo stragismo, in realtà. Bene, questo giudizio... Lo tutto viene... lo stragismo di destra, insomma. Sì. Ecco, questo giudizio... Scusi. Sordi, chiedo scusa, questo giudizio lo diede Cavallini? Questo l'ho appena letto. Guardi, sì, sicuramente sì. Sì, ma comunque era, come dire, allora, era un giudizio che si dava perché era così. Ok, bene. Fondamentalmente. Bene, per quello che riguarda invece gli esecutori, lei ha dichiarato... non verbale che adesso le prendo,
ecco, verbale del 15 dicembre 1983, reso sempre a Castaldo e Zincani, lei disse questo: vi trovate nei pressi della stazione metropolitana di San Paolo a Roma, veniva a parlare di Valerio Fioravanti con Cavaldini, perché era assiduamente frequentato da lei, e disse: nel corso della di tale conversazione Cavaldini disse, per esempio, dice, che credi che il giorno della strage del 2 agosto Valerio fosse veramente a Treviso con me e la Flavia? Esatto. Sì. Cioè, da un lato si tira fuori... Sì, cioè, assolutamente sì, ma è naturale che... Allora, qualsiasi persona si sarebbe tirata fuori da una cosa del genere, perché era come firmare una, cioè, una condanna a morte, nel senso, ammettere una cosa del genere... sarebbe stato suicida, ecco. Bene. Quindi le conferma queste due dichiarazioni, sì, sotto il profilo del movente che sotto il profilo degli esecutori. Sì, confermo. Quindi lei questa frase come la intende? Beh, oddio, non era... Allora, naturalmente in questi contesti qua non è che ci si parlasse molto, eccetera, una cosa del genere vorrà dire sono stati loro. Bene, andiamo avanti. Ecco, eravamo arrivati alla P2 perché siamo partiti da De Felice e dai rapporti con Gelli, mediati da Aleandri e quindi diciamo al momento della strage come rappresentato da Cavaldini. Le chiedo questo, lei ha mai avuto dei sospetti che lo stesso Cavaldini fosse in contatto con la loggia massonica P2? No, fino alla loggia P2 no. No. Ecco, io mi fermavo al Veneto, diciamo. Lei si fra... Ma ci arriviamo dopo. Sì, ma ecco, ricorda se a cavallo del Natale 81-82, mentre era a Parigi, succede un episodio particolare? Sì, sì. Ecco, lo racconti bene alla corte, con calma. Allora, praticamente io ero con Pasquale Belsito a Parigi, perché eravamo stati feriti in due circostanze diverse, uno un giorno e l'altro il giorno dopo, e quindi ero stato prima a Catania a farmi curare da un medico, dopodiché eravamo andati a Parigi perché la situazione a Roma era insomma particolarmente scottante. Può sembrare banale quello che dico, però all'epoca non c'era internet, non c'erano i cellulari, non c'era niente, quindi si compravano i giornali e compravamo Repubblica. E c'era naturalmente in corso l'inchiesta P2. Adesso a livello, come si può dire, mi viene da dire intuitivo, si capiva che c'era qualcosa che non quadrava in tutti questi rapporti tra tutta questa gente qui strana, con queste stragi, eccetera, eccetera. Allora, un giorno mi ricordo che c'era, adesso io il nome non me lo ricordo mai, Sambuco, qualcosa del genere, c'era, domani verrà interrogato Sambuco nel contesto delle indagini sulla loggia P2. Quindi io a Cavaldini lo incontro a Milano, dopo, torniamo, e gli dico, oh amico, ma com'è sta storia di Sambuco? Però qui io non ho un motivo al mondo per dire una bugia, noi lo dicevamo per scherzo. No, aspetta, sta facendo un po' di confusione, no. Lei era a Parigi? Sì. No. Cosa fate da Parigi, lei e Belsito, sì, quando leggete quell'articolo? Sicuramente l'ho chiamato. Ah. Sì, sì, vabbè, scusa. Ah, scusa, ce leva la conclusione senza fare la premessa, diventa complicato. Prego. Lo chiamate, che cosa gli dite? Che ci doveva spiegare qualcosa su questo Sambuco, una cosa così, qualcosa del genere. Allora, le leggo sempre in questo verbale, sì, così poi sì. non si preoccupi, non voglio mettere in difficoltà, non voglio solo aiutare. Allora, pagina 3, verbale 7 maggio, Cavaldini parlava di cose che conosceva bene perché era stato ospitato a lungo tempo da Aleandri, qui chiude il discorso dei rapporti con la P2. Aggiungo un particolare che può essere interessante. Una volta dicevo per scherzo a Cavaldini, esatto, che sapevamo che lui lavorava per i massoni ed egli invece di riderci sopra disse molto seriamente che ci avrebbe spiegato tutto. Esatto, sì, perché questa è la premessa. Sì. Questa cosa per scherzo, quand'è che gliela dite lei e Belsito? Dove vi trovavate? No. Come gliela dite? Allora, probabilmente era stata preceduta da una telefonata. Io mi ricordo bene, ma quello me lo ricordo bene, che siamo arrivati a Milano, ci siamo trovati in qualche stazione della metropolitana, lui ha fatto allontanare Belsito, la cosa non mi è sembrata, cioè mi sembrava molto strana,
E mi ha detto, no, guarda che non è vero, io non c'entro con la P2, cioè, mi ha dato delle spiegazioni, quello io me lo ricordo. E che spiegazione le diede? Questo non me lo ricordo. Ah. Però mi ricordo la scena, insomma. Allora, proseguo quella lettura così ricostruisce l'episodio. Poiché noi, cioè lei e Belsito, eravamo in Francia e Cavallini era in Italia, disse che volendo poteva venire subito a Parigi per spiegarci le cose, perché voi gli avevate detto sei un piduista mazzone. Sì. Ok. Noi dicevo che non era necessario e lui per telefono ci disse che ce ne avrebbe parlato alla prima occasione, da cui capisco che diciamo ci fu questa interlocuzione telefonica da Parigi. Infatti, quando ci incontrammo, disse più o meno le seguenti parole, e qui, è vero che ho agito alle dipendenze di Signorelli ed è felice, ma non sapevo che fossero massoni e che organizzassero stragi per fini occulti. Appena ne ho avuto la consapevolezza mi sono allontanato. Sì, lo confermo, insomma. Queste sono parole che Cavallini le disse dopo che voi per scherzo l'avete provocato sull'appartenenza alla P2. Sì, se l'ho detto lo confermo assolutamente. Ok. Per forse una piccola precisazione, è anche vero che non avrebbe mai potuto dire una cosa diversa da quella. Per quanto riguardava se stesso. Per quanto riguardava se stesso, certo. Bene, senta, sempre per rimanere su questo tema della ricostruiamo l'azione, lei ha mai sentito, diciamo, oltre De Felice e il signor Eddy di cui ci ha appena parlato, con un po' i vertici di questa, ha sentito qualche altro nome per caso? No, io so che, perché dietro, allora, per quello che mi ricordo io adesso, comunque sicuramente sono stato più preciso, dietro al fatto, cioè costruiamo l'azione, altro non era che un'emanazione di ordine nuovo, diciamo. E, per quello che riguarda ordine nuovo, in questo credo di poterlo dire anche adesso con precisione, sui ricordi di adesso, quello che riguarda ordine nuovo, in Veneto c'era Facchini, e mentre a Roma c'era Signorelli, diciamo. Quindi se vogliamo, si può ricondurre Facchini a costruiamo l'azione attraverso la linea di ordine nuovo in realtà. Beh, ma a parte Facchini, ripeto, su cui poi faremo discorso più avanti, a Roma, oltre Signorelli e De Felice, che l'ho appena ricordato lei, ai vertici di questa struttura che costruiamo l'azione, che non è altro che una rivisitazione del 79 di ordine nuovo, ricorda qualche altro nome o no? Se li ho fatti li confermo. Adesso ok, allora lei mi deve dire no e poi dopo non io li rileggo e lei mi riconferma. Scusa. Okay. No, ci mancherebbe. No, sennò poi dopo ci sono le eccezioni giuste da parte della difesa. Allora, nel verbale, certo, lei ha tutto, cioè, ci mancano passati 40 anni. No, ma ho diritto anche di confermare quello di che verbale 17 ottobre 1982 davanti al dottor Imposimato a Roma. Dice... Sempre riprendendo il tema del Consiglio Superiore, questo fatto aveva provocato una reazione del Cavallini che aveva deciso di abbandonare il movimento IPLA. Al vertice di questa organizzazione, cioè di Costruiamo l'Azione, con funzione di capo militare erano Calore e Sergio, poi i nomi di Mariani, Iannilli, Cavallini, Valerio Fioravanti, e poi ci arriviamo, e in qualità di ideologi Signorelli, Facchini e Aldo Semerari, questo è il nome che volevo fare. Okay, sì. Si ricorda chi era Semerari? Sì. E chi era? Lo dica pure alla cosa. So che era un... Beh, però qui parliamo proprio a livello di cronaca, così, nel senso era un psichiatra che poi venne decapitato dalla nuova camorra o dalla colonna, comunque dalla camorra. Ed era, diciamo... Lui so che lui aveva fatto qualche favore a quelli della banda della Magliana, quello lo so. Sì, favore nel senso qualche perizia. Cioè, favore nel senso perizie sbagliate, apposta, insomma. Ecco, artefatte. Ma... sì, sta dicendo cose che poi sono state accertate, ma quello che a me interessava capire è questa affermazione, cioè che ai vertici di Costruiamo l'Azione c'erano Signorelli, Facchini, che era del gruppo del Nord, e Aldo Semerari. Mi conferma questo nome? Sì. Benissimo. Andiamo avanti. Buona volta. La telefonata l'ha detto, non ce l'ha detto. Senta, tra i soggetti
sempre che gravitavano nell'area dell'estrema destra. Lei ha conosciuto anche Domenico Magnetta. Sì, sì. Chi è Mimmo Magnetta? Lui era uno di Avanguardia Nazionale di Milano, che era amico di Dimitri. Adesso, se io dovessi dirle dove l'ho conosciuto, non me lo ricordo, però insomma l'ho conosciuto anche abbastanza bene. Secondo me l'ho conosciuto perché era venuto lui a Roma, io credo a Milano di non averlo mai visto. Però non lo so, questo non me lo ricordo, mi ricordo di averlo conosciuto, sì. Ecco, senta, Stasi e Magnetta e Carminati erano stati arrestati insieme? Arrestati insieme secondo me no, però secondo me erano... fatto la cisma Nathan Bank insieme, però non so se sono stati arrestati insieme. Allora, sempre questo verbale dice: su Magnetta e Carminati so che sono stati arrestati insieme mentre tentavano di espatriare, che è un fatto vero. No, l'epoca... sì. Al Vallo del Gaggiolo. Sì, quando ci fu la sparatoria. Sì. Ecco, e lei dice: so bene questa circostanza perché Cavallini doveva a sua volta espatriare, Carminati era ottimo amico e sapeva tutto di lui. Sì. Cioè, mette un rapporto che qui non si capisce benissimo dal verbale, di amicizia tra Carminati e Cavallini. Le risulta questo rapporto di amicizia? No, secondo me io parlavo di Carminati e Magnetta, nell'amicizia. Perché sono quasi sicuro, adesso ripeto, non me lo ricordo, però sono quasi sicuro che avevano fatto la cisma Nathan Bank insieme. Quindi erano per forza molto amici. E sono sicuro. Adesso vado, sono passati tanti anni. No, perché non si capisce, il verbale non è chiarissimo. No, la grande amicizia tra Cavallini e Carminati non sono stato al corrente. E invece tra Cavallini e Magnetta, si ricorda se c'era questo rapporto tra Cavallini e un esponente di Avanguardia Nazionale come Magnetta? Non me lo ricordo. No, se lo ricordo. Allora, sempre in questo verbale le dice: so che Cavallini, dopo i fatti di Padova, si appoggiò al suo vecchio amico Magnetta, che conosceva fin dai tempi in cui stava a Milano, il quale a sua volta lo indirizzò verso Marco Ballan, altro avanguardista. Lei conferma queste dichiarazioni? Sì, a Roma diciamo eravamo pochi come densità, a Milano era ancora meno, quindi si conoscevano proprio tutti. Sì, sicuramente sì. Conferma queste dichiarazioni. Ecco, lei introduce queste dichiarazioni perché, e questo è un tema che però accenno ma riprendo più avanti, queste persone consigliarono o indirizzarono Cavallini ad espatriare in Bolivia. Beh, è vero o non è vero? Sì, lui me ne aveva parlato, io non lo ricordo, perché c'era delle chiavi. Ma perché Cavallini doveva andare in Bolivia? Ma lì c'era delle chiavi, lì ci fu pure quel fatto che venne ucciso uno, non mi ricordo adesso Pagliai, il nome, Pagliai, esatto, Pagliai. In circostanze stranissime. Beh, insomma, si sapeva che delle chiavi in Sud America lavorava un po' per tutti quanti i generali, i militari, queste cose qui. Si sapeva perché era una cosa che si diceva da tutti quanti, delle chiavi non era persona molto stimata da noi, e neanche l'Avanguardia Nazionale era stimata da noi. Per via di questi rapporti con... Per un sacco di motivi, per esempio io fui contattato dal, come si può dire, dal referente romano di Avanguardia Nazionale che si chiamava Tilger, il quale mi disse: entra, Dimitri vuole che... io ero molto legato a Dimitri, anzi ero, diciamo così, subivo molto la sua influenza, pur essendo lui di pochi anni più grande di me. E lui mi disse, secondo me in quel periodo Dimitri era in carcere, e mi disse: guarda, Peppe vuole che tu vieni con Avanguardia, eccetera, eccetera. E l'accordo era che noi avremmo dovuto consegnare tutte quante le armi, fare le rapine, dare tutti quanti i soldi a loro, e quindi... cioè per la gloria dell'Avanguardia Nazionale. E questa era un po' le modalità che avevano l'Avanguardia Nazionale, infatti si faceva il giuramento di fedeltà, tutte queste cose qui. Bene, ma diciamo questa proposta di recarsi in Bolivia, no? Che proviene da Magnetta e Ballan, ecco, Cavallini gliene parlò? Sì, lui me ne... Ma lui non è andato in Bolivia, ma secondo me in Sud America c'è andato, però non ci metto la mano tu. Due viaggi in Bolivia, ma le ha dichiarati, ci arriviamo dopo. Sì, ma mi interessava sapere questa interconnessione tra soggetti di sigle diverse. Sì. Ecco, le ricorda se c'era qualche altra persona che cercò di espatriare in Bolivia?
oltre Cavallini? No, non lo so. Forse sono Nistri, se ne faccio il nome di Nistri. Nissi non me lo ricordo proprio, della Bolivia non me lo ricordo, ma anzi, perché Nissi non era neanche latitante, cioè Nissi è stato arrestato da non latitante. E allora lì Nistri le raccontò dell'intenzione di Vale di recarsi in Bolivia, di Giorgio Vale. Se non si ricorda le leggo il verbale, quello che ricordo. Allora, sempre in questo verbale del 7 maggio lei dice: Nistri mi disse che Vale, attraverso Sortino, che era un avanguardista di un certo livello, si era messo in contatto con Carmine Paladino, il quale gli aveva detto che poteva farlo espatriare in Bolivia. Che poteva fare, scusi? Poteva farlo espatriare in Bolivia, paese dove vi era possibilità di fare una vita interessante, di disporre di armi, eccetera. Quindi cioè, ci sono più strade che portano in Bolivia, dove lei, giusto appunto, detto, si trovava a Stefano delle Chiaie, per avere degli appoggi di persone in difficoltà in Italia. Conferma questa dichiarazione? Sì, confermo. Benissimo. Possiamo fare 5 minuti di pausa, Presidente? Guarda, se volete facciamo una pausa anche lunga. No, lui è, so che lei ha dei problemi orari. Se fosse possibile, non tanto lungo. Cioè, non tanto lungo. Vabbè, se no ti diamo una mezz'oretta. No, no. Possiamo riprendere, grazie Presidente. Ecco, sempre rimanendo nell'ambito di questi rapporti che le ha raccontato Cavallini, abbiamo detto Cavallini, Signorelli, Cavallini con Magnetta, e abbiamo parlato della Bolivia, su cui torneremo. Ecco, le volevo chiedere questo: le risulta che Fioravanti ebbe dei rapporti anche con Signorelli sempre nella seconda metà del 79? Fioravanti Valerio, ovviamente. Penso proprio di sì. Si ricorda, diciamo, qualche particolare? Oppure no. Non se lo ricordo. Allora le leggo il verbale del 14 dicembre del 1984 reso al dottor Mancuso. Lei così si esprime: mi risulta che già nella seconda metà del 79 Fioravanti allacciò strettissimi rapporti con Signorelli. Non sono in grado di dire se tali rapporti esistessero già in precedenza. So anche che tra il gennaio e il marzo del 1980 Fioravanti frequentò spessissimo Signorelli. Ciò mi veniva detto da molte persone, tra le quali tutto l'ambiente di Vigna Clara, dove Signorelli era il capo. Sì. E mi venne confermato successivamente da Cavallini e Mambro. Sì. Conferma queste dichiarazioni? Sì, sì, sì. Adesso che le ho letto questi passi, le viene in mente qualcosa in più, oppure la sua conoscenza si limita a questo dato che le ho appena letto? No, in più no, sicuramente no. Ripeto, se lo confermo sicuramente. E mettere a fuoco qualche dettaglio, no. Ho capito, va bene. Ecco, un altro nome di interesse sempre in questo frangente temporale è quello di Facchini, che lei più volte ha nominato. Vuole riferire alla Corte quali erano i rapporti tra Cavallini e Facchini, per come lei li ha presi da Cavallini? Allora, erano stretti, sicuramente molto stretti. E io sapevo dell'esistenza di questo Facchini, non l'ho mai visto. Però sapevo che Cavallini, credo proprio che Cavallini evase durante una traduzione da un carcere a un altro. E credo che si rivolse quasi immediatamente all'area veneta, che era comunque capeggiata da Facchini. Facchini era sicuramente il personaggio, sicuramente no, da quello che so io, Facchini era il personaggio più di spicco di quell'area lì. Ed è vero che Cavallini era molto geloso di tutto quell'ambiente, di tutte quelle persone lì, nel senso, sì, siccome io praticamente ho fatto quasi un anno di latitanza quasi ininterrottamente con lui, c'era un rapporto particolarmente stretto, quindi probabilmente
si è, come dire, spinto un po' di più nel parlarmi di qualche altra persona che appunto io non conoscevo, e di Fachini me ne aveva parlato. Io sapevo che lui ogni tanto andava in Veneto, o comunque andava via. Se andava per esempio a Milano, sapevo che andava a Milano. E ogni tanto andava via e avevo la chiara impressione, adesso non mi ricordo esattamente proprio nel dettaglio, però avevo la chiara impressione che lui andava via per andare in Veneto. Bene. Questo era. Senta, questo, diciamo, va bene, ma il motivo dei rapporti tra Cavalieri e Facchini lo sa? Io credo, però adesso non se lo ricorda. No, non me lo ricordo. Credo perché comunque lui si era appoggiato all'area veneta del neofascismo veneto in prossimità della sua evasione. Ecco, allora su questo punto la domanda che le faccio è questa: sa se Facchini consegnasse delle armi a Cavallini? Sì, può darsi. Allora, verbale del 4 novembre 1989 davanti al dottor Mancuso, sempre le riferisce: so che in Veneto Cavallini disponeva di una persona in grado di modificare i MAB sostituendo il calcio in legno con un calcio metallico che serviva a rendere il mitra più maneggevole. Capì che questa persona era Facchini, dice nel corso. Cioè, l'ho detto così. Conferma queste dichiarazioni. Sì, sì, sì. Da che cosa capì che era stato Facchini? Che era Facchini il che con Facchini c'era questo rapporto particolarmente dedicato alle armi. Adesso non lo so. Non se lo ricordo, perché non lo dice. No, magari le viene in mente. Lei riferisce questa circostanza dicendo che le armi gliele aveva dato un suo amico per il galera, e lei poi ricollega a Facchini. Molto probabilmente me l'aveva detto lui. Molto probabilmente, però se le dovessi dire proprio il dettaglio, okay, non so, tipo la scena, il momento, non me la ricordo. Però se l'ho dichiarato dicendo una cosa del genere, perché me l'aveva detta lui, insomma. Ecco, senta, sempre su questo tema del traffico d'armi o di questi collegamenti con il Veneto di Cavallini, lei ricorda Cavallini nel periodo in cui era a Roma con lei, sì, sostanzialmente, in quel frangente. Sì. Lei ricorda se... diciamo, ci fu un progetto di acquisto di armi da parte invece del gruppo di Venezia, non di Padova, di Venezia, da parte di Cavallini? No. No. Allora, leggo il verbale che lei rende al dottor Salvini il 26 agosto 1995. Lei dice questo: devo premettere che il trascorso del tempo ha inevitabilmente reso meno nitidi i miei ricordi, e comunque, per quanto posso ricordare, si tratta di un collegamento di Cavallini proprio con un elemento di Venezia e, se non sbaglio, con una persona legata in qualche modo al poligono di tiro di quella città. Questa persona doveva fornire a Gilberto armi di notevole pregio e per l'acquisto Cavallini aveva stanziato una somma che, se ben ricordo, doveva essere di 40 milioni, e cioè una somma notevole per, certo, quei tempi. E ricorda adesso che le ho letto questo particolare? No. Lo conferma? Lo confermo, sì. Era Cavallini colui che doveva recarsi a Venezia per definire l'acquisto, e io comunque avrei dovuto accompagnarlo. Infatti egli era molto geloso, non avrei dovuto accompagnarlo, certo, perché era geloso, certo, dei contatti. Sì, sì. Ecco, lei ricorda se poi questo progetto andò in porto di acquisto di armi nel Veneto? No, io sappia 40 milioni non me li ricordo. Lei poi conclude questa parte del racconto dicendo: tale progetto di acquisto di armi si colloca nel maggio-giugno 82 e Cavallini mi disse che non era stato concluso perché la persona che doveva vendergli le armi era stata arrestata. Ecco, se ricorda, conferma queste dichiarazioni? Sì, le confermo, sì, perché insomma 40 milioni all'epoca era una cifra tanto importante e io non ho ricordi assolutamente che siano stati spesi, e quindi non ho ricordi di armi da 40, cioè di 40 milioni di armi, non so se riesco a spiegarmi. Certo, qui siamo nell'82, questo, Presidente, signore della Corte, è un dato molto importante
perché questa vicenda viene trattata in una sentenza che noi abbiamo prodotto, che è la sentenza di ordine nuovo di Casson, che sposta il perimetro temporale dell'associazione fino al 1982 nei rapporti tra Maggi, che diciamo è il signore che sta a capo di questa cessione, che non erano solo armi ma c'erano anche dei detonatori, e va avanti fino all'82. Questo è un riscontro che poi porteremo alla Corte, però le dichiarazioni, se le conferma, sono... Ecco, ascolti, passiamo a un altro argomento, che è quello dei viaggi in Bolivia. Ecco, lei si ricorda qualche circostanza che ha già riferito relativamente agli spostamenti di Cavallini in Sud America, in Bolivia? Io so che se ne parlava, adesso non mi ricordo se lui era già stato, se ci doveva stare, comunque era una cosa della quale si parlava, però i dettagli non me li ricordo. Non se ne dico, adesso l'aiuto io con i verbali. Intanto le chiedo questo, se mi chiude il discorso che ho cominciato prima, no? Lei dice in Bolivia, diciamo, si sapeva che c'era delle chiaie, e delle chiaie perché lo ha citato? Era disposto ad aiutare allora, gli abitanti di quell'area dando allora, ospitalità e creando condizioni di vita in Sud America? Allora, Delle Chiaie era un personaggio molto chiacchierato nell'area più ristretta, più ristretta, insomma, perché comunque Avanguardia Nazionale non era considerata un... Sì. A parte Dimitri, le altre persone erano tutte quante strane, cioè non erano ben identificabili, ben collocabili, ecco. E, però si sapeva che Delle Chiaie era in Bolivia e si sapeva che lì comunque se uno doveva andare latitante eccetera eccetera avrebbe avuto degli appoggi, insomma. Naturalmente gli appoggi tramite i militari ed era tutto un po' così. Questo era una cosa che nota nell'ambiente. Sì, sì, sì. Ecco. Con riferimento anche alla sua persona, lei prima ha accennato un fatto di questi contatti con l'Avanguardia Nazionale e in particolare quella proposta che le venne da Tilger. Dica chi è Tilger, per quello che lei ha conoscenza, esatto. Sa già chi è, però se lo Tilger, io l'avrò conosciuto attraverso Dimitri, oppure lui si è venuto da me attraverso, comunque presentato diciamo o in maniera diretta o indiretta da Dimitri, ed era il responsabile di Avanguardia Nazionale a Roma. E lui mi convocò, ci trovavamo, io mi ricordo a Piazza Fiume, però non ero io da solo, chiedo scusa, non ero io da solo, non mi ricordo con chi ero, ma l'ho dichiarato e lo confermo. Carlo Pucci. Sì, può darsi benissimo. E, per fare questa proposta appunto per cui noi avremmo dovuto transitare in Avanguardia Nazionale, consegnare tutte quante le armi, e eventualmente avessimo fatto delle rapine sarebbero finiti i soldi tutti quanti ad Avanguardia Nazionale, alla proposta alla quale noi dicemmo no, e quindi poi la faccenda finì lì. Si ricorda quando avvenne questa proposta? Io mi ricordo che faceva freddo, non ero latitante, quindi sarà stato nel 79, nell'inverno del 79. No, diciamo, no. Lei nel verbale del 14 dicembre 84 colloca questo episodio tra il febbraio e il marzo del 1980. Sì, può darsi, perché io mi ricordo solo che faceva febbraio-marzo, sì. Ci può stare. Ecco, torniamo alla Bolivia. Lei ha detto che non si ricorda, però in un verbale, che è quello del 15 marzo 84, davanti a Castaldo e Zincani, riferisce: per quanto concerne il viaggio di Cavallini in Bolivia, con precisione che egli ebbe a recarsi nei giorni 7, 8 e 10 luglio 82. Ricordo bene perché coincideva con il compleanno del figlio di Cavallini, questa data. Ecco. Se le dico questo, le viene in mente qualcosa in più oppure no? No. Non si ricorda. No. Per quale motivo Cavallini andò in Bolivia nel luglio del 1982? No, allora, probabilmente andò in Bolivia perché comunque in Italia la situazione era molto
complicata, diciamo. Un motivo proprio specifico no, e comunque anche se fosse stato un motivo recondito tale sarebbe rimasto, nel senso non me l'avrebbe mai detto. Ecco, senta, si ricorda con chi andò in Bolivia? Secondo me con la moglie, no? Questo lei non lo dice in questo verbale, lo dice oggi, ma se c'era qualche altro personaggio della destra eversiva che si recò con lui in Bolivia. Lei lo ha nominato prima, quel personaggio che poi rimase ucciso durante la cattura delle Chiaie. Pagliai. Può darci. Ce l'ho dichiarato, è così. Ecco. Dice, egli mi disse che andava per tramite di un suo amico, già implicato nella strage di Brescia, ma poi prosciolto, che soltanto ora mi pare di poter identificare in Pierluigi Pagliai. Nel dirmi che si recava in Bolivia, mi disse che avrebbe usato un volo Aeroflot in partenza da Lussemburgo. Sì, ce l'ho dichiarato. Ecco, senta, lei ricorda se in precedenza a questo viaggio ce ne fu uno precedente sempre in Bolivia di Cavallini? No, lo so, cioè, adesso non me lo ricordo. Non se lo ricorda. Allora, sempre in questo verbale, 15 marzo 84, lei dice: il precedente viaggio lo colloco 2 o 3 mesi prima del secondo. Quindi ritengo che fosse avvenuto in aprile o maggio 82. Beh, conferma che c'è importanza. Ecco. E conferma anche di non sapere i motivi di queste trasferte sudamericane di Cavallini. No. Guarda, può darsi benissimo che mi abbia detto tipo vado lì perché così magari abbiamo degli appoggi se dobbiamo andare via dall'Italia. Però no, direi una bugia, non me lo ricordo. Ecco, senta, entriamo in un episodio per cui lei, diciamo, è stato giudicato e anche condannato, che riguarda l'omicidio Gallutto. Sì. Lei se lo ricorda? Sì. Ecco, intanto se vuol dire alla corte quando avvenne questo omicidio. Era quasi estate, sarà stato... secondo me giugno 82, era il 24 mi pare, 24 giugno 1980. Mi vergogno. Ecco, senta, su questo c'è già giudicato, partecipò anche Cavallini, sì, a questo episodio, sì. E Cavallini venne appositamente dal Sud America per questo episodio? Ce l'ho dichiarato, è così, però non mi ricordo. Non se lo ricorda. Allora, aspetti che... adesso cerco di recuperare il verbale, però lei ricorda il movente di questo? Bisognava disarmare, cioè praticamente erano di guardia a un ufficio dell'OLP, secondo me neanche lo sapevamo che erano di guardia all'ufficio dell'OLP. Perché decideste di fare questo? Per prendere gli M12. Per prendere gli M12. Quindi per disarmare, sì, e impossessarsi dei mitra, sì, e poi l'azione non andò a buon fine perché ci fu. Sì, perché uno dei due poliziotti reagì e quindi ci fu una sparatoria. Ecco, però diciamo dalle risultanze di quel procedimento, in particolare dalle modalità, risulta che uno dei due, se non sbaglio proprio Gallusso, fu colpito mentre scappava. Sì, proprio. No, quindi alla schiena? Sì. No? Ecco, come è al gluteo, come mi dice il collega, l'altra vittima, perché fu un duplice omicidio più un tentato omicidio del terzo? Un omicidio e un tentato omicidio. Ecco, la domanda è questa, come si colloca il movente rispetto a questo tipo di modalità? Cioè, nel perché momento in cui l'azione... se dovevano essere solo disarmati, perché uno è stato ucciso e l'altro gravemente ferito alla schiena? Perché eravamo delle bestie. E lei per il movente sa solo questo, oppure sì, visto la localizzazione che era, diciamo, in prossimità di un ufficio di rappresentanza dell'OLP, no, c'era qualche altro motivo che giustificasse questo fatto? No, che lei sappia. Sì, che io sappia, no. Non c'è un altro motivo. Lei ha riferito adesso, anche allora, che il movente era quello di disarmare, sì, le gente. Allora disse anche che non volevate uccidere, non avevate intenzione
ulteriore rispetto al disarmamento. Sì. Fatto sta che uno viene colpito anche alla schiena e l'altro mentre fugge viene colpito al gluteo, sì. Quindi ormai, e dice, erano delle bestie, ma eravate delle bestie, non c'è. La domanda è, chi aveva deciso l'operazione? E chi aveva deciso che questo era lo scopo dell'operazione? Lei aderì a una... Ma guardi, sinceramente quelle lì erano cose che si decidevano insieme, nel senso noi passavamo il tempo, giravamo per Roma per vedere gli obiettivi, che potevano essere delle banche per fare delle radine autofinanziamento o dei posti abbastanza, diciamo, agevoli dove poter disarmare appartenenti alle forze dell'ordine o qualsiasi altra cosa. E io adesso proprio davvero, cioè una cosa del genere, probabilmente un po' ha lavorato anche la mia psiche, io non mi ricordo esattamente i dettagli di chi decise e di chi non decise. Quello che è certo è che nel momento in cui c'era una sparatoria noi sparavamo, credo non sia stata la prima volta in cui è stato ferito qualche rappresentante delle forze dell'ordine alle spalle, perché... Ascolti, voi decidete di fare questo disarmamento, quindi sapevate che i poliziotti erano lì? Assolutamente sì. Non è che siete passati lì per... No, no, addirittura, visto. Quello io me lo ricordo, Cavallini si avvicinò con un passeggino dentro al quale nascondeva le armi per cercare di cogliere più di sorpresa. Allora, poco fa mi sembra di aver capito che lei abbia detto non sapevamo neanche che c'era... La delegazione dell'OEDP. Sì. E allora che cosa stava a fare la polizia lì sotto? Cioè, Però, a guardare le vetrine, no? No. Allora, cioè, quindi, se voi sapevate che la polizia era lì sotto, avrete immaginato anche la ragione per cui quella polizia stava lì. Cioè, la polizia era proprio di guardia all'OEDP, quindi tanto è vero che agenti dell'OEDP vennero fuori dalla finestra e cominciarono a sparare. Io questo fatto qua l'ho saputo dopo. Fu una sparatoria. Sì, sì, io non me lo ricordo che hanno sparato quelli dell'OLP dalle finestre, sinceramente, io ero lì, non me lo ricordo, l'ho saputo dopo. Le dico una cosa. Sì. È brutta una contestazione, ma è così. Risulta dagli atti che furono sparati colpi anche verso... Può darsi benissimo. Sì, ci hanno trovato i fori dei proiettili, sì, sì. Nel balcone del balcone finestra, sì. Era... dove viveva la delegazione palestinese, che poi era il più alto rappresentante dell'OLP a Roma. Siamo nell'82, in un periodo, dico che la corte, siamo nell'82 in cui c'è grande polemica sul fatto che l'Italia accolga ufficialmente una delegazione palestinese e soprattutto riconosca come diplomatico un rappresentante del popolo palestinese. C'era all'epoca chi considerava i palestinesi, e non solo in Italia, soprattutto nel mondo occidentale, come una banda di delinquenti, di terroristi. Sì. Quindi un'operazione del genere fatta sotto il luogo di dimora dei, certo, palestinesi nei confronti di agenti di scorta. Non vi siete posti il problema del valore simbolico? No, io personalmente no. E le dico, io ero reduce da un anno in Libano nel quale avevo combattuto contro i palestinesi, quindi se l'avessi saputo probabilmente avrei avuto anche un altro approccio. Ma no, io non lo sapevo. Un altro approccio in che senso? Positivo? Io sì, non stato in Libano, ho visto cosa facevano i palestinesi. E non si sarebbe tirato indietro? No. Anzi, forse sarebbe stato più... Credo, questo credo proprio di sì, io non lo sapevo, veramente, mi creda, non ho un motivo per dire... Allora scusi, Sordi, sono il dottor Candela, e allora ricorda in quel momento lei chi credeva che stesse proteggendo la polizia di sotto? No, perché... Non ce lo siamo mai chiesto, almeno io non me l'ero mai chiesto, io l'ho saputo dopo che c'era l'OLP lì. Roma era piena di posti protetti, eccetera. Poteva essere casa di un magistrato, poteva essere casa di un qualche politico. Sì, però lei capisce che a seconda del destinatario della protezione la reazione di chi viene attaccato può essere diversa. Sì, naturale. E quindi questo lo dico perché per
cercare di sollecitare la sua memoria, cioè siccome se esce un agente è un conto, se uno addirittura è lì da solo è un altro conto, se invece esce un plotone che mi spara dietro è un terzo conto. Questa problematica non si ricorda che ve la siate posta? Prima? Certo. No. Quindi non vi siete posti neanche il problema delle conseguenze che poteva avere un attentato del genere, sì, che potesse colpire un rappresentante di quello che era considerato una comunità estera riconosciuta? Sì, sì, sì. No, non ce lo siamo posti. Vabbè. Voglio dire, poteva essere, faccio per dire, l'ambasciata del Cile piuttosto che appunto la casa di un politico, eccetera. Noi in quel momento quello che avevamo visto erano gli M12. Non sappiamo che c'era l'oltre. Ecco, diciamo abbiamo approfondito così tanto perché per tornare al discorso che facevamo prima della Cavallini in Bolivia, ho trovato l'interrogatorio in cui lei lo dice che è l'interrogatorio del 3 novembre 1982 reso al PM di Milano, dottoressa D'Ameno, in cui nel capitoletto Cavallini in Bolivia lei così dice: so che Cavallini è andato per la prima volta in Bolivia il 5 maggio 82 usando il passaporto vero ma di un amico del Veneto su cui aveva posto la sua fotografia, e poi rientrato a giugno verso la metà, tant'è vero che il 24/6 partecipò all'omicidio Galluzzo. Sì. Ecco. Dopodiché riparte il 7 di luglio, e lei questo se lo ricorda bene perché lo descrive, lo collega al compleanno. Esattamente. Quindi diciamo Cavallini che si trasferisce in Bolivia per un lungo periodo di tempo, interrompe la permanenza in Bolivia per venire in Italia, guarda caso, quando c'è questo sì, sì, omicidio sotto gli uffici della rappresentanza dell'OLP in Italia. Questo è il quadro. Quindi lei diciamo continua a dire che il momento non era quello, no, oppure adesso viene quel per quanto di sua conoscenza, per quanto di mia conoscenza, cioè, certo che sì, ci sia, naturale. Bene, lei non ricorda chi decise quell'obiettivo? Di solito veramente si decidevano insieme queste cose qua, perché comunque insomma si trattava di mettere a repentaglio la vita o la cattura o quel che sia, quindi più o meno si decidevano insieme. Se dicessi che io mi ricordo che è venuto Cavallini e mi ha detto che bisogna fare il disarmamento di due poliziotti, direi una bugia. No, assolutamente no. E le dico, io non nutrivo alcuna simpatia nei confronti dell'OLP. Quindi se avessi saputo che io non mi sono neanche accorto che sparavano da sopra, sinceramente. Se avessi saputo che erano dell'OLP, probabilmente avrei avuto un'altra reazione. Ero reduce da un anno di Libano dall'altra parte. Ecco. Va bene, senta, passiamo invece a un altro tipo di rapporti di Cavallini di cui lei ha conoscenza o che ha riferito, in particolare il tema della Svizzera. Lei sa se Cavallini avesse dei rapporti in Svizzera con qualcuno e se sì di che genere? Se l'ho detto lo confermo, adesso non me lo ricordo. Non se lo ricorda, allora... Leggo questo verbale... Dunque, intanto si trattava di una rapina da fare in un istituto di svizzero, se lo ricorda? No. Non se lo ricorda. Allora, sempre interrogatorio 3/11/82 disse questo: avevo sentito raccontare da Belsita Cavallini del tentativo di una rapina in una banca a Lugano. Dovevano aspettare il direttore per entrare con lo stesso nei locali della banca. Poi Belsita era stato allontanato da un passante e quindi rinviarono al giorno dopo. Mi avevano detto che aveva a disposizione una villa a Lugano. Si ricorda queste affermazioni di Cavallini di avere a disposizione un locale, una villa, e che questa villa apparteneva ad uno slavo? Sono sue dichiarazioni, sanno? Sì, sì, non dico di no. No, davvero no, non me lo ricordo.
le conferma comunque, sì, 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 assolutamente, sì. Ecco, perché lei fa anche il nome poi di questo, sì. No, le viene detto, le dice qualcosa il nome di Petrovic Dragutin e lei dice, non mi dice nulla questo nome, quindi conferma l'episodio della Svizzera, del tentativo di rapina, ma il nome non... No. Non se lo ricorda proprio di questa cosa. E sempre in Svizzera, Cavallini le disse mai di avere delle disponibilità di conti in banca? No. Mi ricordo io, no. Non se lo ricorda. Allora, sempre in questo verbale del 3 novembre 82, lei dice così. Cavallini mi aveva detto che aveva un deposito in banca in Svizzera. Non mi precisò in quale banca e in quale città. Non so se si trattasse di un conto in dollari, era comunque un conto cifrato il cui numero doveva conoscere solo lui. Cavallini mi aveva detto che aveva anche tolto i soldi da quel conto. Lo confermo. Sì, sì. L'ha confermato anche nel nostro interrogatorio. Ma lo dovrebbe... Conferma questa circostanza. Ecco, senta, le ho introdotto questo tema perché volevo chiederle, visto che lei è stato molto a contatto con Cavallini, se era abitudine del medesimo, cioè se avesse anche dei particolari compiti di assistenza da un punto di vista economico alla popolazione detenuta. Sì, sì, in carcere mandavamo, anche io mandavo parecchi soldi. Ecco, e Cavallini anche. Sì. E i nominativi che è Grecia, i destinatari di questo sostegno carcerario, chi è che li decideva? Ma un po' insieme, secondo me. Cioè, noi, io mi ricordo che facevamo dei vaglia da 100.000 lire, non dico ogni mese, ma insomma ne facevamo parecchi e i beneficiari erano tanti. Ecco, senta, le faccio vedere alcuni documenti che mostriamo anche alla Corte, che sono stati sequestrati da Gilberto Cavallini nel settembre 83 al momento del suo arresto. Sei riporto. Grazie. Per il Presidente. Sì, sì, c'è anche lui. Ecco, guarda, glielo do anche a lei, vediamo se... Grazie. Andiamo dentro. Ecco. La provenienza, Presidente, sono già documenti che abbiamo già prodotto a una precedente udienza, la provenienza è il sequestro di Cavallini. Volevo chiedere, ecco, il primo documento, no, metta la prima pagina, c'è scritto averi da un lato in colonna e poi crediti con delle cifre indicate. Sì. Ecco, lei ha mai avuto modo di vedere, visto che è stato tanto tempo con Cavallini, queste indicazioni? Io mi ricordo che lui c'aveva un'agendina. Sì. Non mi ricordo proprio i dettagli dell'agendina in quanto tale. Qua si parla di cifre importanti, 35.000 dollari. Sì, detto, guarda. Sì. 22.300, lo so. Crediti 22.300, poi si parla di 3.500.000 in franchi svizzeri. Sono cifre che denotano una consistenza patrimoniale, sì, importante per l'epoca. Erano tutte rapine? Quanti erano i bottini di questi autofinanziamenti? No, sono noi delle massime 3 milioni di franchi svizzeri, non erano l'idea del cambio, ma comunque 20 milioni di rapine sicuramente sì, quelli sì. 20 milioni sono 20 milioni, poi sono 35 mila dollari. Ah sì, esatto, chiedo scusa, 52 mila dollari, grazie. Non ho capito. 52 mila dollari. Ah. Cioè gli importi sono decisamente più elevati, sì. Ecco. Quindi lei non sa quali altri finanziamenti potesse... Non lo so, per un motivo semplice, che non me l'avrebbe mai detto. Non gliel'avrebbe mai detto. Perché? Siccome lei prima ha parlato di quei rapporti strani con... Allora, il discorso è semplice. Lui con ambienti anche... massonici e quant'altro. Esatto. È naturale che non me l'avrebbe mai detto. Cioè, questo è scontato. Ecco, senta, se lei gira, c'è il documento
che, o meglio una pagina che comincia con Vaglia, esatto, no? Ecco, ci sono dei nomi, ecco, questi sono i finanziamenti che voi mandavate alle persone che avevano bisogno. Sì. Ecco, perché Topone chi è? Non lo so, adesso non me lo ricordo, però io qualcosa l'avevo decifrata, sì, sì. Adesso cioè più di qualcosa, perché me l'avevano fatta vedere nell'immediatezza. Adesso glielo dico io, chiedo. Guarda che... Sì. No, ce l'ho qui, guarda. Guarda che adesso non ci leggo niente, però. Adesso arrivo, perché l'ho detto in un interrogatorio. Questo no. Arrivo a prendere il verbale, eccolo qua. Verbale 14, l'ho trovato, verbale 14... ottobre 83, la dicitura Bologna deve riferirsi a Luca De Orazzi, c'è una dicitura Bologna. Il secondo. Sì. Topone Sergio Calore, si ricorda? No. Però lo dà per certo? Sì, sì. No, questo era. Bue, che è il terzo? Bue secondo me era Piccari. Esattamente, Piccari. Poi c'è Chiara, chi è Chiara? Francesca Mambro. La Francesca Mambro, poi c'è il nome Nonno. Lei non sa chi sia, no? Anche qui questo verbale si riferisce a una persona che non conosco, quindi ci sono dei punti in cui magari anche lei fa un po' fatica a decifrare gli appunti di Cavallini. Poi c'è Bruco era Zani, esatto. E poi ci sono i Rai, Livio, quelli fratelli Rai. I fratelli Rai di cui ha parlato in precedenza, con delle annotazioni, quindi ecco, come mai aveva questo incarico particolare Cavallini proprio? Oddio, perché beh, non solo per Cavallini, anch'io ho mandato soldi in carcere, noi mandavamo soldi in carcere, adesso è un po' una consuetudine, diciamo, per, anche per garantirsi la non collaborazione dei detenuti, cioè la non collaborazione dei detenuti con le autorità, per mantenere... Una unità? Sì, un'unità, per mantenere intatto un certo vincolo associativo, cioè i motivi erano tanti, magari a qualcuno, con qualcuno con cui uno era particolarmente legato glieli mandava anche proprio per amicizia, o a qualcuno glieli mandava perché così quello in carcere si sentiva tutelato, si sentiva ancora facente parte di un progetto, insomma. Ecco, senta, le mostro l'agenda a cui lei ha fatto cenno prima, l'agenda sequestrata a Cavallini. Questo dobbiamo portarne una però alla corte anche. No, è tutto, non ce l'abbiamo doppia. Bologna cosa ha detto che significa? Bologna significa Durazzi, sì. Questo sarebbe bene che avesse la corte. Perché è lui, no, però non riesce. Allora, intanto mostriamolo lui, poi lo diamo alla corte. Le mostro, guardi, dopo lo diamo alla corte perché è un documento di grande interesse. Grazie. Ecco, questa è un'agenda, anche questa sequestrata a Cavallini. Lei ha mai avuto modo di vederla, questa agenda, oppure gliel'abbiamo mostrata noi per la prima volta? Non me lo ricordo. Lei non se lo ricorda, ecco. Lei vede chi sono? Sì, però perché ci sono tutti i nomi per esteso. Sì, sì, giri pure, ce ne sono tanti. Sono tutti nomi di estremisti di destra. No, Calore. Ecco, se va al suo nome, vada pure al suo nome, c'è anche lei. Ah, ho capito. C'è lei, no? Si riconosce. E vede che c'è una doppia croce. Ecco, ci sono alcune persone che sono segnate con la croce, come per dire. Lei addirittura c'è la doppia la croce. Possiamo darlo alla corte questo documento? Finora non c'è riuscito. No, finora non c'è riuscito, ecco. Lì ci sono tanti nomi, per esempio c'è Aleandri con una croce, ci sono nomi sia di persone appartenenti a diversi gruppi
pur avendo medesima matrice. Sì. Ecco. Questo dato conferma quello che hai detto prima, cioè che al di là della provenienza l'humus era lo stesso, la matrice era lo stesso? Sì. Ecco, no. ci sono due nomi che le voglio fare adesso. Uno è quello di Bellini, Giorgio indicato. Se lei lo vede, Presidente, le ha mai fatto questo nome Cavallini? Adesso non mi ricordo, se l'ho detto, cioè se l'ho dichiarato lo confermo, adesso non... Sinceramente no, non mi viene in mente. Sul nome di Bellini dice nonna, Bellini Giorgio non mi dice nulla. Questo è quello che lei ha dichiarato nel verbale del 14 ottobre 83 e poi per correttezza va davanti alla contestazione, ha letto sui giornali d'arresto di Bellini Paolo, sedicente brasiliano, ma non l'ho mai conosciuto, non mi risulta che Cavallini lo conosca, questo è quello che lei ha dichiarato, io lo leggo integralmente, però in quella annotazione che è scritto come Giorgio, c'è un titolo di reato che è tentato omicidio, una data di passaggio in giudicato che corrisponde a una condanna nei confronti di Paolo Bellini. Se io do questo ulteriore elemento, lei è in grado di dirmi come mai quel nome finisce nell'agenda di Cavallini? No. Non è in grado di dirlo. Né come dico, è inusuale che... E Cavallini facesse tutti i nomi per essere, perché lui era un maniaco dei codici di parli al microfono. Scusi, lui era un maniaco dei codici di criptare tutto quanto. Quindi che abbia messo tutti quanti i nomi per esteso non riesco proprio a intuire e immaginare il motivo. La grafia di Cavallini lei la conosce? Però così è. Sì, sì, no. È stato sequestrato il giorno della festa. Sì. Avevi in mano? Settembre, nella borsa, dove l'avevi? È nel verbale che abbiamo anche depositato. Era tra gli effetti personali di Cavallini. Insieme a quei documenti averi che vi abbiamo mostrato poco fa, era tutta la documentazione, molte fotografie. Possiamo ridepositare il file di nuovo. Il verbale non ce l'ho, comunque va bene. Verbale di sequestro. L'avete depositato in troppa teoria? No, possiamo fare anche subito perché ce l'abbiamo. Prendiamo il verbale di sequestro. Se vogliamo tenere tutto insieme. C'è il verbale di sequestro insieme all'agenda. Se vogliamo tenere tutto insieme, va bene. Sì, ma alcune cose le abbiamo depositate più volte secondo i temi per consentire una consultazione più facile. Beh, questo documento effettivamente da un punto di vista criminale è una follia, insomma. C'è tutto l'organigramma di tutto. Sì, proprio c'è tutto l'elenco di l'estremismo di destra. Anche di gente di varie. Chiedo scusa, anche di quelli che hanno reso dichiarazioni nel corso degli anni, tra cui Sordi Walter, che addirittura è segnato con un doppio segno di croce, se lei guarda. Ah, perché già allora aveva parlato. Aveva già reso dichiarazioni, lui comincia nell'82 sì, a rendere dichiarazioni. Ma? Un anno prima io iniziavo, prima dell'arresto di Giorgio. Quindi c'ha due stellette lei. Sì, sì. È l'unico con due croci, quindi vuol dire che era predestinato. Un dichiarato. No, predestinato, speriamo che l'ho predestinato. Predestinato nelle intenzioni di chi ha messo quella degli anni. Sì, se vede c'è proprio. Capiri con croce, uno o due croci. C'è qualcuno con una, sì, ho visto che c'erano altre croci. C'è in Di Paola. Arcangeli affaticato, tutti sono Bianchi Paolo sulla croce. Del Fa Fernando sulla croce. Ci sono tutti e tre di tutti, tu non ce n'è uno che è scappato. No, stavo guardando quelli con le croci. Ah, sì. Ecco, Fioravanti Cristiano, c'è la croce. Esatto, sì. Guerra Marco c'è la croce. Eh?
plebare. Sì. Bellini non ce l'ha la croce. Giorgio, Bellini Giorgio, Bellini non, ce Giorgio non ce l'ha la croce. Va bene. Va bene. Bene, senta, ho quasi finito, sa, non mi manca molto. Le volevo chiedere questo, lei prima ha detto che diciamo, voi non avevate una vocazione stragista, anzi per gli obiettivi o erano determinati, ma le stragi indiscriminate non erano... Io vorrei però che si limitasse o si creassero i confini di questo. Allora, diciamo, i NAR erano sicuramente nati sull'onda dello spontaneismo, eccezione fatta per Fioravanti e Mambro, ma che però non avrebbero mai detto agli altri membri dei NAR che loro erano favorevoli alle stragi. E sì, tutta l'area dei NAR, mi viene da dire Belsito, Soderini, Vale, questi Cavallini qui. Non era, era NAR pure lui? Cavallini era NAR, però sì, era anche NAR. Ha descritto prima i rapporti con De Felice, con, certo, con sì, appunto, quindi era anche NAR. Cioè. Quindi, diciamo che l'ala di costruiamo l'azione, lei poi si rende conto che non è propriamente antistragista. Cioè, per quello che lei sa, sono alcuni NAR che si sono dichiarati con lei contrari alle stragi indiscriminate. Ma le dico questo perché... Posso una cosa sola? Sì, certo, non prego, il concetto. Prego. Secondo me è abbastanza importante. Nessuno avrebbe potuto dire apertamente di essere d'accordo con le stragi. Proprio nessuno, perché altro che due croci, voglio dire, era una condanna a morte, ma era impossibile. In ambito NAR. In qualsiasi ambito dell'estrema destra in quel momento lì, nessuno, anche quelli che costruivano l'azione, non avrebbero mai detto esplicitamente, faccio per dire, sì, abbiamo messo noi la bomba al CSM. Nessuno, perché l'ipotesi di uccidere civili, persone che non c'entravano nulla, eccetera, eccetera, era, ma da un retaggio precedente, ripeto, da Brescia, dall'Italicus. Non c'era bisogno di legare alla strage di Bologna, già da prima nessuno avrebbe in quel contesto lì... Prima di Brescia anche? No, da Brescia. Da Brescia diciamo. Comunque noi siamo, noi ai tempi di Brescia eravamo bambini, comunque siamo cresciuti con quell'odio lì nei confronti di chi faceva l'Italicus, mi viene da dire, tutte quelle cose. Chi faceva quelle cose lì quando voi siete diventati? Guarda, se io l'avessi saputo l'avrei detto. Anche per una questione generazionale non lo sapevo, penso che quelli che sono stati condannati non fossero innocenti, insomma. Beh, è certamente un dato passato in giudicato che sia Piazza Fontana che Brescia non ha marchio del ordino vita, questo non ci sono dubbi, no? Diciamo... quello stesso ordine nuovo che si è riciclato, come ha detto lei prima, nel 79 attraverso Costruiamo l'Azione, esatto. Che questo è il percorso storico. Sì. Esatto. Però il fatto stesso di cambiare nome vuol dire comunque noi prendiamo un po' le distanze da quel tipo di mondo lì, cioè no, non da quel tipo di mondo, da quel tipo di agire. All'esplosivo, perché noi eravamo veramente allergici all'esplosivo. Ecco, senta, però su questo punto c'è un dato che... Però, appunto, però gli attentati 78-79, quindi non sapevate che attribuirli. Ripeto, specificamente proprio, soprattutto in quel momento lì, non lo sapevamo. Andando per deduzione, siccome c'era un'altra area di neofascisti che faceva comunque azioni militari. E chi erano questi? Quelli di Costruiamo l'Azione, MPR. Allora, andando per deduzione, noi non siamo stati, saranno stati loro, insomma. Noi non siamo stati con quella riserva che ha più volte ripetuto. Appunto, quindi. Poi era molto più sommaria la cosa, cioè non è che ci fosse un'aula di giustizia e quant'altro. Abbiamo trovato il verbale di sequestro, ecco adesso lo stampiamo e ve lo diamo. Sì, è quello che è, sono 25 pagine, però è... No. Grazie Giovanni. Allora, ecco, tornando a questo discorso, io l'ho portata su questo tema perché in un
Quindi torniamo un po' indietro negli anni 76-77. Lei ricorda di un attentato alla CEA di Roma? No. Non se lo ricorda. Ebbene, in questo verbale del 15 marzo, che adesso trovo, '85, eccolo qui. Eccolo qua. Le viene chiesto se lei era a conoscenza dell'attentato a Palazzo Marino del 30 luglio 80, quindi di un paio di giorni prima, e lei dice no, non ne so nulla, eccetera, eccetera. E ribadisce quello che sta dicendo oggi: il ricorso all'attentato di carattere indiscriminato era completamente al di fuori della logica del nostro gruppo, eccetera, eccetera. Però dice, di attentati credo che ne abbia fatto uno Cristiano Fioravanti con Alessandro Alibrandi, quindi persone che poi confluiscono nei NAR, ma nel 76 o 77 ai danni dell'ACEA di Roma, quindi c'è un precedente. Ecco, lei se lo ricorda questo episodio? No, però se l'ho dichiarato lo confermo e dirò di più. Siccome io sia con Alessandro Alibrandi che con Cristiano Fioravanti ero molto amico, è probabile che me l'abbiano detto e che poi io l'abbia riferito a verbale, ma non conoscendoli, anche conoscendo il fatto che all'epoca c'era avuto Alessandro, c'era un anno, c'era un anno più di me, quindi nel 76 c'avevano 16 anni. Non credo che abbiano piazzato tanto esplosivo, non lo so, non mi ricordo proprio. Io l'ho letto e siccome mi sembra che sia un po' dissonante rispetto, quantomeno a quell'episodio, a questa linea completamente antistragista che lei sta diciamo sostenendo però, anche oggi, allora per questo gliel'ho chiesto come mai però, in questo episodio. Sì. Però probabilmente bisogna vedere veramente le modalità, perché se io non me lo ricordo, e ripeto, io con loro due ero tanto amico, ma tanto con Alessandro Alibrandi, ero stato in Libano insieme, e probabilmente era, lo so che può sembrare una stupidaggine, era una ragazzata fatta da due sedicenni, non certamente una cosa con l'intento di uccidere gente. Bisogna vedere quanta roba c'era, i sedicenni sono meno consapevoli. No, ma loro erano molto consapevoli. No, le ho chiesto questo anche perché lei con Alessandra Librandi aveva un rapporto molto stretto. Voi siete partiti insieme per il Libano. Sì, l'ho detto, eravamo fratelli praticamente, ma anche con Cristiano, io con Valerio non ero comunque niente. Questo discorso che lei fa, non volevamo fare, eravamo contrari ideologicamente, però è all'interno di un dibattito in cui l'ipotesi e l'opzione stragista c'era. No, un attimo, noi con quelli lì non ci parlavamo, c'erano alcuni che facevano da tramite, quindi no, da tramite no, c'erano alcuni che facevano il doppio gioco, cioè che stavano sia con gli uni che con gli altri, ma a noi non ci dicevano che stavano con gli altri. Sì, però... E comunque questi altri non dicevano esplicitamente abbiamo fatto attentati con l'intento di uccidere civili inermi, perché è tanto diverso il discorso. Certo. Però al di là del fatto che non lo dicessero, in questo coacervo di gruppi, associazioni che stanno dalla stessa parte, si integrano, però anche distinti, e al di là del fatto che dicessero l'abbiamo fatto, lo vogliamo fare, però l'ipotesi del significato che potesse avere una strage di questo tipo era presa in considerazione, cioè non lo facciamo, non lo vogliamo fare, ma potrebbe servire a questo. No, da parte nostra no. No, non da parte, parte nostra, loro, da parte degli altri. Ecco, senta, affronto l'ultimo argomento che riguarda la vicenda dei covi. Sì. Voi come latitanti avete bisogno di posti sicuri, sì, immagino, no? Ecco, chi sceglieva questi posti, chi li gestiva, chi dava le comunicazioni del covo disponibile, dell'appartamento buono dove poter stare tranquilli? Allora, il logistico, proprio uno molto molto ferrato nel logistico era Nistri, Roberto Nistri, e poi dopo andava un po' tutto quanto a conoscenze, nel senso che è vero che magari di come dire, operativi non eravamo tantissimi, però le conoscenze erano tante in quel mondo lì, e quindi
una cantina per nascondere le armi o una casa per andare a dormire, bene o male si trovava, insomma, più o meno. Ecco, io ho... Cavallini poi aveva tutta la sua serie di contatti, però su Roma magari anche non tantissimi, insomma. Vabbè, voi siete stati ospiti per molto tempo di Malcangi a Milano, sì, Pietro e Malcangi, per un buon periodo di tempo che erano, diciamo... E quella lì era tutta roba di Cavallini, perché io... Ecco. Lei di un covo in via Gradoli ne ha mai sentito parlare? Allora, se l'ho dichiarato sì, io adesso non me lo ricordo. Non se lo ricorda. Allora, diciamo, andiamo con la memoria all'omicidio del Straullo, del sì, capitano Straullo. Lei ricorda questo episodio, ci ha partecipato, sì, quindi diciamo, ci è già giudicato. Ecco, dopo questo episodio si ricorda dove vi siete diretti per nascondervi? No. Non se lo ricorda. Allora, nell'interrogatorio che lei rese al dottor D'Ambrosio il 25 novembre 1982... Lei disse: alla dispo di Alibrandi ed io vivemmo poi anche nell'altra casa affittata, ove ci spostammo 5-6 giorni dopo l'omicidio di Straullo. Sì. E quindi alla dispo c'erano più di un due case non sicuro. Vale e Mambro invece si spostarono, credo, nella casa di via Gradoli procurata da Moscucci. Lo confermo. Conferma questo, assolutamente sì, questo episodio? Ecco, Soderini partì per la Francia e eccetera eccetera. Sì. Ecco, le chiedo questo, il requisito che doveva avere un covo era in qualche maniera tenuto in considerazione? Cioè si andava in un posto poco sicuro? Sì, assolutamente sì. Quindi il requisito quale doveva essere? Che chi lo dava era una persona affidabile. E che garantisse anche che, non, che i latitanti non venissero presi. Assolutamente. Cioè, bisognava evitare in Russia della polizia essere scoperti sia per la propria libertà personale, sia per il materiale che poteva essere. Assolutamente. Ecco, ho sì, capito. Beh, è il requisito fondamentale di qualsiasi cioè, organizzazione criminale, insomma. Cioè, uno è latitante, deve stare in un posto sicuro. Cioè, sono quelli che fanno, si chiudono come nelle fogne. Ho capito. Lei in via Gradoli c'è mai stato? Se ho dichiarato di esserci stato, no, sono stato, però... No, lei non l'ha dichiarato, glielo chiedo, cioè, no, non posso fare anche domande che perché via Gradoli, lo sappiamo tutti, è una via abbastanza chiacchierata, è il caso Moro, è quello e quell'altro, quindi non ho ricordi di essere stato a via Gradoli. Soprattutto è una via poco sicura, nel senso che non c'è tante vie d'uscita via Gradoli, dalla parte entri e dalla stessa esci, con certo, un cerchio... Lei non c'è mai stato comunque, non ha mai fatto quella luogo via Gradoli. No, che mi ricordo io no. Vabbè. No. Dopo, io piuttosto di andare in un posto che non era sicuro, dormivo in macchina. Perché io ho dormito decine di notti in macchina, quindi... Però no, sinceramente no. Cioè, se dovessi dire dove è via Gradoli, io non lo so. So che appunto è strachiacchierata per il caso Moro e quant'altro, ma io non... Enrico Tomaselli lo conosce? Sì, 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 sono stato arrestato con lui. Lei sa che aveva un domicilio in via Gradoli 96, no? No? Non lo sapevo. In sabato lei lo conosce? Lo conosco. Sa che la famiglia ha un appartamento proprio neanche in via Gradoli 96, proprio nello sostabile di Moro e dei Nardi più avanti. Non è a conoscenza. No. Quindi lei, diciamo, pur avendo vissuto a stretto contatto con Cavallini e con l'ambiente Nardi, sia prima che dopo la strage, tante sfaccettature non le conosce. Allora, io... Non le voglio fare una critica, né ridimensionare, è un dato di fatto. Posso anche spiegare perché sicuramente era uno dei meno indicati ai quali dire, non lo so, io sono amico dei servizi segreti, sono amico di questa gente qua, perché era gente che noi, io e pochi altri a questo punto, mi viene da dire, vedevamo come fumano gli occhi. Siccome purtroppo, oltre ad essere delle bestie, avevamo anche una parvenza di idealismo, e questo cozzava ancora di più, cioè tutto... Molto di più che piuttosto che contro, non lo so, le forze dell'ordine, la magistratura, perché era una metastasi che avevamo dentro di noi, quindi per come ero fatto io, ero l'ultima persona alla quale l'avrebbero detto. Lo stesso identico discorso dell'esplosivo, io sapevo maneggiare l'esplosivo, ho fatto dei corsi in Libano, quindi anche a un certo livello, ma a me non mi hanno mai detto guarda che c'è l'esplosivo, i detonatori,
Addirittura io scoprì che quando venne trovato il fuoco di via Nemea, esatto, c'erano dei detonatori. No, se vuole dire cos'è via Nemea, che cosa fu trovato e a quando si riferisce questo fuoco. Sarà stata più o meno la tarda primavera dell'82, perché io ero in Francia. Ed era una... Allora, c'era un'abitazione di un ragazzo un po' più giovane di me, che mi dava mi aveva dato la cantina come alloggio, c'era una brandina e io lì stavo. E c'era una buona quantità di armi. Io ero in Francia e vengo a sapere che viene scoperto il covo di via Nemea. Non mi ricordo i dettagli come erano stati individuati, insomma, comunque era tutta gente tanto giovane, anche abbastanza inesperta. E dopo vengo a sapere che c'erano dei detonatori. Io sono veramente caduto dalle nuvole. Il problema è che siccome erano borse di armi che giravano, che uno le scambiava, non è che si firmava la borsa d'accompagnamento, insomma. Però vengo a sapere che c'erano dei detonatori, perché io ero veramente caduto. E lei chiese conto della presenza di questi detonatori? Non me lo ricordo nemmeno, sinceramente. No, forse anche no. Forse anche no, ma perché? Ma le dissero come mai ci fossero questi detonatori? Allora, era praticamente tutta roba di mia pertinenza. Però, come ripeto, poteva succedere, siccome erano cose che si facevano velocissimamente, sì, che magari da una borsa in un'altra transitavano queste cose qua. Quindi anche bene non sarei riuscito a collegare chi poteva averli avuti. Però quello che posso assicurare, insomma... Cioè, il mio percorso è abbastanza chiaro, per quanto vomitevole possa essere, però io con tutte quelle cose lì non ci ho mai avuto a che fare. E siccome sapevano che ero molto rabbioso nei confronti di quelle cose lì, e che ero sicuramente l'ultima persona alla quale l'avrebbero detto. E giuro che poi non è un caso. Io questo l'ho capito, ce l'ha già detto lei tante volte, giusto anche quello dico alla corte. Non è un caso che lei non sapesse tante sfaccettature, no, anche importanti. Ma anche non è un caso che il Cavallini si sente in dovere di dare le spiegazioni a fronte di quel del discorso della massoneria, che era nato veramente dal fatto che eravamo latitanti senza spare e niente, quindi ci eravamo inventati una fesseria. Uno scherzo. Solo che non l'ha preso, non l'ha preso come scherzo, ma come cosa seria. Quindi non è. Però è naturale che in quei momenti lì uno a 20 anni è ferito, è morto l'amico e tutto quanto, non è che mi sono messo a fare i collegamenti, ma come mai mi viene a spiegare se, perché non è, cioè non era quello il momento. Dopo tante cose a posteriori che non hanno alcuna validità giudiziaria, per cui non le dirò certamente qua, però a posteriori mi sono fatto. Io mi sono sentito ancora più deficiente di quanto sono stato, però che il fatto che a me non abbiano detto un sacco di cose è quasi un punto d'onore. Lo so che sto dicendo una follia, però no, perlomeno mi lascia un briciolo di... Ma si capisce, va bene. Ci sono anche i soldati. Senta, su questa cosa di via Nemea, le armi che era il materiale che era lì dentro, quindi anche armi, anche questi detonatori, da chi provenivano? E appunto era composita la provenienza, perché Cavallini ci aveva un armiere che abbiamo identificato a Milano. Questo non mi ricordo male, veramente è passato tanto tempo, lui giocava d'azzardo, quindi era molto compromesso. Allora Cavallini comprava le pistole nuove, proprio da armeria, addirittura su ordinazione. Poi quando eravamo stati in Francia avevamo scoperto che nelle armerie in Francia vendevano dei fucili di assalto con un calibro leggermente più piccolo, ma comunque devastanti, e anche lì ne avevamo comprati. In Francia vendevano i giubbotti antiproiettile e li avevamo comprati. Era un po' proprio una cosa raccogliticcia, quindi... Quindi c'erano anche materiale di provenienza di Cavallini? Probabilmente sì. Perché lei questo lo dichiara nell'interrogatorio 411-89, riferisce che le armi del covo di via Nemea erano state portate da Cavallini. Sì, sì, sicuramente. Sì, sì. E siamo nell'82. Sì, sì. Nell'82. Via Nemea, sì. Ripeto, io mi ricordo che ero in Francia, io direi primavera 82. Va bene. Se posso. Bene, sì, non... Vai pure. Senta. Torniamo ai covi. Lei ha mai conosciuto Domenico Catracchia?
Ha mai sentito parlare di Domenico Catracchi? Ha mai conosciuto? No. No. Senta, ha detto lei, anche poco fa, che la sicurezza del covo era fondamentale. Che caratteristiche concrete, che requisiti concreti doveva avere per lei un covo per essere sicuro? Se lo può spiegare? Lei ha detto, dormivo anche in macchina per stare sicuro. Ecco, se lo può spiegare la Corte? Beh, allora, intanto lo doveva sapere il mio numero, cioè teoricamente lo doveva sapere soltanto quello che ti dava la casa. Quello che ti dava la casa doveva essere una persona della quale fidarsi, perché il gatto che si morde la coda, ma cioè i requisiti erano questi fondamentalmente, non è che ce ne fossero. No, beh, la sicurezza di informazione che lo sanno in pochi o quasi nessuno, ma come requisiti abitativi, cioè deve essere in una piazza, in un vicolo, cioè. Stiamo parlando di Via Gradoli, lei c'è mai stato Via Gradoli? No, secondo me no, io credo di non esserci mai stato, sinceramente. Ma presente com'è fatta Via Gradoli? È una strada che ha un solo ingresso. Un'entrata e un'uscita. La stessa, è anche stretta, ha un anello, la chiamano Via Gradoli la tonnara. Ah. Perché come i tonni entrano nella camera della morte non escono più. Ok. Questo non l'abbiamo data noi questa definizione. Certo. Lei avrebbe nel suo criterio di requisiti una strada a fondo chiuso era compatibile secondo i suoi criteri di sicurezza? No, allora se io per esempio via Nemea, quando ci andavo a dormire io per prima di andarci a dormire ci mettevo un quarto d'ora perché facevo tutte le operazioni di spedinamento per vedere se ero pedinato eccetera eccetera, quindi non sarei sicuramente, se dal momento che mi viene detto che Via Gradoli è fatta così, io non ci sarei mai andato e forse non me l'hanno manco mai prodotto, neanche mai proposta, proprio per questi motivi qua, mi viene da dire. Perché noi abbiamo notato che nella operazione del duplice omicidio dell'autunno 1981, dove dei suoi camerati, compagni di non compagni, cioè coautori del reato, sono in Via Gradoli, lei non è in Via Gradoli in quell'occasione. Quella nel giorno del capitano Straullo? No. L'ha puntato il capitano Straullo e l'ha puntato di Roma? No. No, no, io non sono andato a dormire con loro, le garantisco che non mi ricordo dove sono andato a dormire, per fortuna. No, sicuramente lei non c'era. Però sicuramente non sono andato con Vale e Mambro. Ecco, a questo punto la mia domanda è quasi inutile, però gliela devo fare. Lei non si è posto il problema allora perché andava lei a dormire altrove, in un posto distante rispetto ai suoi corri? Questi erano in Via Gradoli e lei stava da tutt'altra parte? No. Da Dispoli, mi sembra. No. Anche no, ma era quasi normale, nel senso che poi dopo, visto che la cosa ha avuto un clamore, insomma, non indifferente, sparpagliarsi era una cosa logisticamente consigliata, ecco, tutto lì. Insomma. Va bene, grazie, noi è finito. Buongiorno, scusi, io volevo tornare un attimo con lei su un personaggio di cui lei ha parlato, ma volevo alcuni chiarimenti. Lei ci ha parlato prima di una proposta che le venne fatta da Tilger, di sostanzialmente entrare o comunque lavorare per Avanguardia della Sera. Sì. E se non sbaglio, lei mi ha detto che lei Tilger lo conobbe attraverso Giuseppe Dimitri. Sì. Ho detto bene? Sì. Ci può un po' dire, può dire alla Corte chi era questo Giuseppe Dimitri e con quali organizzazioni di destra lavorava? Allora, Dimitri era un personaggio molto carismatico, molto molto carismatico. Io e tutta una serie di persone, pur essendo lui più grande di poco, di un 3-4 anni, che comunque in quegli anni lì sono anni, e noi eravamo tutti quanti molto rapiti, perché poi lui aveva tutta una forma quasi ascetica di essere fascista, cioè le univa con mitologie nordiche, insomma era un personaggio particolare, diciamo, non era il classico picchiatore da stadio. Diciamo. Anche se era anche un picchiatore, credo. Sì, assolutamente sì.
E quindi noi... Sì. No, continui la descrizione di Dimitri. Lui poi scoprimmo dopo, perché in quel momento lì non lo sapevamo, lui in realtà era dentro terza posizione, ma per conto di Avanguardia Nazionale, perché come ho detto precedentemente, quelli di Avanguardia Nazionale, una delle prerogative che avevano è che bisognava fare il giuramento di fedeltà. Quindi lui era dentro terza posizione, ma era, come dire, agiva per conto di Avanguardia Nazionale, non aveva soltanto la funzione dentro terza posizione. Ed era comunque, ripeto, una persona particolarmente carismatica. Per cui, secondo me, quando Dilger si venne da me o io andai da lui, adesso questo io non me lo ricordo, comunque l'ho dichiarato, era forse perché Dimitri era detenuto, ma non ci metto la mano sul fuoco, ma sono quasi sicuro. Era bene naturale il fatto che lui potesse inviare Dilger da noi o inviare noi da Dilger, perché non ricordo chi fu quello che, come dire, che scatenò l'incontro. E probabilmente, sicuramente Dimitri Cesare ci rimase male del fatto che noi non confluimmo in Avanguardia Nazionale, insomma. Questo. Beh, sì, questo gli ho chiesto perché adesso io non ricordo quando ci siano stati i funerali di Dimitri, ma ci sono delle foto famosissime dove ci sono tutti praticamente. Ovviamente non c'ero, ma non faccio fatica a immaginarlo, insomma, era un personaggio. Ci sono tutti gli avanguardisti e tutti quelli di terza posizione, gli altri. Quindi era un personaggio carismatico. Di assoluto rilievo, carismatico, un coraggioso, insomma. E quindi poteva mettere in contatto questi gruppi. Sì, sì, sì. Grazie. No, un'altra domanda. Lei ha detto, parlandoci di questa sua fede ideologica, per la quale in qualche modo lei mi ha detto, mi pare di avere, corregga se sbaglio, ma prima mi pare che lei abbia detto così, dice, a parte Giuseppe Dimitri, guardavamo gli altri di Avanguardia Nazionale come persone un po' strane, lei le ha definite. Ecco. Ci può spiegare meglio cosa intendeva per strane? Cioè, che cos'era? Ma proprio perché, per esempio, loro comunque pretendevano, come si può dire, l'esclusiva, per cui se uno entrava con loro doveva fare sto giuramento, che già la cosa non era proprio molto concordante con il nostro modo di pensare, eccetera. Perché e in più bisognava dare loro tutte le armi e tutti i soldi e non era una cosa che... Come posso dire? Cioè, tant'è vero che abbiamo detto no subito, secco, anche se dietro ci poteva essere l'imprinting di Dimitri o quant'altro, ma non ci ponemmo neanche il problema, ma veramente durò mezz'ora. Io mi ricordo perché appunto avevo detto che faceva freddo, mi ricordo che eravamo a Piazza Fiume e fu una cosa che durò niente. In questa stranezza, diciamo che è questo giudizio con il quale voi vi rivolgete o pensate, diciamo che siano coinvolti quelli di Avanguardia Nazionale, le chiedo, questa stranezza dipendeva anche dal fatto per caso che voi attribuivate a questa organizzazione dei contatti con... organizzazioni, ambienti diversi da quelli della destra? Beh, comunque con delle ghiaie. Già quello era sufficiente. In che senso? Che delle ghiaie ai nostri occhi era un vecchio sepolcro del vecchio neofascismo stragista e quant'altro, e anche se in maniera abbastanza edulcorata, però era chiaro che loro rispondevano a delle ghiaie. Fondamentalmente, io non posso dire che me l'abbiano detto esplicitamente, però ci sono cose che le capisci se sei in quel mondo lì. Quindi già il fatto che loro rispondevano alla fin fine, il terminale di tutto quanto era delle ghiaie, a noi non andava giù, perché delle ghiaie già capivamo che era un personaggio losco, ambiguo. Sì.
specifichi, forse vuoi sapere? Non posso specificare, nel senso era discusso, era un personaggio segreti, logge massoniche. Sì, logge massoniche secondo me no, perché le logge massoniche, soprattutto in quegli anni lì quando conosco Tilger, forse io neanche sapevo che esistevano. Però sto discorso dei servizi segreti, della connivenza con alcuni apparati dello Stato e quant'altro, si respiravano, capito? Ripeto, non si dicevano esplicitamente, però uno diceva, ma perché delle chiavi sta lì, tutti sanno che sta lì, non lo vanno a prendere, nessuno gli dà fastidio e tutto quanto, perché delle chiavi deve avere la percentuale sulle rapine che fa Avanguardia Nazionale, perché quella della Cisma Latam Bank, che secondo me c'erano sia Magnetta che Dimitri, Magnetta sono sicuro, insomma erano 200 e rotti milioni all'epoca, credo nel 79, erano tantissimi soldi, ma tanti tanti. Tutte queste cose qui non quadravano, insomma, pur non essendo, voglio dire, degli intellettuali, ma forse probabilmente essendo più delinquenti che intellettuali, le cose non, i conti non tornavano. Benissimo, grazie. Chiedo scusa, no, diciamo, l'intervento dell'Avvocato Generale mi fa venire in mente un tema di prova che avevamo già trattato. Senta, le risulta che NAR e Terza Posizione avessero una cassa comune proveniente dall'autofinanziamento prima della strage di Bologna? Può darsi. Allora. Perché Vale comunque era, Vale era la Terza Posizione, e però era anche NAR, per esempio. Sì, no, però ecco, lei ha dato una risposta un po' diversa il 5 luglio 2018 davanti a noi, proprio, quindi recente, dice: non mi risulta che fosse una cassa comune tra NAR e Terza Posizione. L'unica cosa che potete dire è che Nistri o forse Vale avevano doppia appartenenza. Sì, no, ma la cassa comune sono soldi, cioè. Ah, vabbè. No, una cassa comune proprio non c'era comunque, però dipende cosa si intende. Vale e Nistri erano due operativi, facevano rapine e tutto quanto. Poi se andiamo a vedere l'elenco dei soldi che venivano mandati in carcere, potevano andare tanto a quelli dei NAR quanto a quelli di Terza Posizione, in questo senso. Ecco, questo qui, una cassa comune proprio, come dire, allora abbiamo fatto 100, allora 50 va alla cassa comune, non c'era, no? Ecco, l'importante è questa, infatti lei dice, ribadisco che non vi era alcuna cassa comune tra le due organizzazioni. No, assolutamente, però la destinazione dei soldi ultima era, certo, poteva andare a questo, condivisa. Benissimo, va bene, basta, nessun'altra domanda. No, Presidente, io noi credo abbiamo finito. Io, Presidente, le sottoporrei. Dobbiamo fare le parti civili ancora. Ma certamente, Presidente, ma appunto adesso io, non per anticipare le cose, però io penso che le parti civili devono avere il loro spazio e così anche la difesa. Sordi mi rappresentava prima che lui ha dei problemi di treno. Io, sì, io devo di lavoro. Non so. Sordi, però se va via deve tornare. Sì, io adesso preferisce tornare o preferisce che, perché io lavoro, non posso, nessuno sa chi sono io. Non è che posso dirgli, siccome devo fare la notte, è venerdì, è un periodo festivo, io l'avevo rappresentato anche a personale. Va bene. Pensavo fosse. Va bene, mi pare che abbiamo un'udienza abbastanza con delle vacanze. La prossima. Io chiedo scusa, però ti assicuro che sono sempre venuto io. Nessun problema. Allora, vediamo la prossima.